cold eyes upon me they stare. People all around me and they're all in fear. They don't seem to want me, but they won't admit I must be some kind of creature up here having fits. From my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want of me. And I pull the shade so I don't see them seeing me. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Party house, I feel like needing others. Familiar faces creep, race a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to check it out. 17 years and counting, but trying to climb up the rough side of the mountain. Friends warned me I'ma have to do it without them. No problem, really, it was never about them. So my house, I never come out from. Cause every day a drought, been a shadow of doubt come. I'm down to do whatever if it betters my outcome. The city's like the Autobahn barroom, waiting on Malcolm. Cause people wanna see my blood flow like fountains. I got nowhere to go and still feel like bouncing. I'm looking for the closest window I can route from, or for the highest speaker box that I can shout from. And I'm hoping to feel like something that's real. But it's no hope when you are but a spoke in the wheel, a brick in the wall, trying to find an opening still. Having hard times trying to climb over the hill. So many hard times, yeah, yeah. Sleeping on motel floors, yeah, yeah. Amici sportivi, amici di Derby, buonasera e bentrovati. 31esima giornata del campionato di Serie B che ci accingiamo a commentare, ma non ancora definita per quanto riguarda i colori campani, perché se è vero, così come purtroppo è vero, che il Benevento è caduto in anticipo in maniera fragorosa al Curi per 3-1 per mano del Perugia, l'Avellino oggi avrebbe meritato di più alla luce di un secondo tempo di grande intensità contro il Novara. Fortuna, però, mi viene da dire, si è arrivato poi alla fine il pareggio, perché partite come quelle del Partenio le puoi anche perdere. Ardemagni ha rimesso a posto le cose dagli 11 metri, è un punto comunque prezioso alla luce anche degli altri risultati nella parte medio-bassa di classifica che tra pochissimo andremo a rileggere. La Salernitana chiuderà il suo giro e lo farà in trasferta su un campo molto molto difficile come quello della Virtus Entella. Intanto si è giocato anche in Serie A, primo anticipo di giornata il pareggio per 2-2 tra Torino e Inter, mentre sono in campo a San Siro Milan Genoa. Il risultato dopo 20 minuti di gioco è quello di partenza a reti invariate, 0-0 tra le due squadre. Gli amici, gli ospiti di Derby, Antonio Martone. Ciao Antonio. Ciao Silver, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori, bentrovati. Torna a trovarci ed è un piacere Peppe Iannicelli. Ciao Peppe. È sempre un piacere tornare di tanto in tanto a trovarvi. Benvenuto, bentrovati a tutti e buonasera a tutti i telespettatori. Sì, sì, il figlio prodigo. Annibale Discepolo, ciao Annibale. Ciao Silver, buonasera a tutti. Buonasera. Il vitello grasso che viene ucciso in occasione del ritorno del figlio prodigo. Bene ragazzi, siamo pronti a partire. Lo facciamo con, come di consuetudine, con il riepilogo dei risultati di giornata. 31esimo turno in questa Serie B scoppiettante, Perugia Benevento 3-1 d'anticipo. Purtroppo si comincia di là. Vabbè, l'Ascoli in rimonta sul Cittadella per 2-1. Due pareggi, Avellino Novara 1-1, identico risultato quello del Rigamonti dove esordiva Gigi Cagni alla guida delle rondinelle, 1-1 contro lo Spezia. Dilaga la spalla, lo fa sul campo del Carpi, ci ha messo del suo anche il signor Nasca, non manca mai l'aiutino.
pallino di del direttore di gara. Bravo, complimenti. Purtroppo è andata così. Allora 1-0 per la spalla, pronti via, e ci sta tutto, ma dopo quel rigore, rigore veramente incredibile, cioè proprio sì, veramente appiedati, massacrati, e non è la prima volta che ci sono intanto questi... la SPAL vola ed è capolista anche in questo campionato. La SPAL ha avuto un arbitraggio nettamente favorevole, probabilmente c'è questa sudditanza nei confronti della capolista, chiamiamola così. Chiedo scusa a Orlando Matarazzo dalla regia, vorrei prima completare la lettura di tutti i risultati, poi andiamo a vedere nel dettaglio la classifica. Il Frosinone vince ed è un dato storico per questo campionato di Serie B il fatto che abbia segnato più di un gol, che esatto, non è una squadra che segna tanto. Oggi ha deflagrato per 3-1 contro il Vicenza, che comunque ha fatto una buona partita da squadra Condorisi, da zona retrocessione. Condorisi si è portato il pallone a casa. Sì, Dionisi, ottimo Dionisi. Poi ancora pareggi 1-1 tra Pisa e Latina, con il Latina che alla fine, in barba alla crisi storica della società, ha rischiato anche di vincerla, sì, la partita Latina, sì. Pareggio, e qui c'è la Provercelli ha da mangiarsi le mani. In campo c'erano 8 scudetti a Vercelli, e il Verona praticamente nell'ultima azione ha rimesso, sì, a posto 93esimo. Le cose al 93esimo. E poi lo stiamo dicendo da un po' di settimane, il Trapani non molla, attenzione, è una squadra che giocherà fino alla fine. Che lezione, che spazzolata ha preso il Bari di Colantuono, 4-0. Sì, ma chiariamo una cosa, che dopo un'ora la partita era già finita. Era già finita. 4-0 è arrivato subito, cioè proprio pratica chiusa. Avrai notato come corre il Trapani. Sì, è una squadra molto fisica, fisicamente sì, le hanno massacrati, e questo è un brutto campanello d'allarme per il Benevento, che proprio sabato sera ospiterà al Vigorito il Trapani, e questa è una partita che stavolta veramente il Benevento deve vincere a tutti i costi. Sì, non ha alternative. A chiudere il quadro, Cesena Ternana ed Entella Salernitana. Vi chiedo subito, coinvolgendo anche Peppe e Annibale, il risultato più sorprendente di giornata, il dato che più vi ha colpito in questo 31esimo atto della B. Beh, il dato più sorprendente insieme al risultato è, come dire, è il risultato che viene da Trapani, con un Bari lanciatissimo, e che quindi è stato senza nessuna, come dire, ombra di dubbio e di sospetto letteralmente steso. Però poi un altro dato che emerge è che le grandi, a prescindere ormai la spalla che è diventata una certezza e che giocherellando col nome del suo allenatore vince molto semplicemente, sì, tutte le sue sfide, ma oggi hanno vinto SPAL e Frosinone, mentre invece il Verona, che è una squadra insomma che era e sarà sicuramente destinata al grande salto, però insomma sta perdendo un po' i colpi e non è la prima volta. Una situazione che vede il suo tecnico non proprio, come dire, nelle benevolenze della società, e che resiste, mentre invece questo Cittadella, che si era ripreso, stranamente era andato anche in vantaggio, però si è fatto rimontare in inferiorità numerica, sì, ad un certo punto. Seppur in inferiorità numerica, ma noi sappiamo che molto spesso se i giocatori si posizionano in un certo modo in campo e soprattutto ci mettono la rabbia agonistica, la cattiveria agonistica, probabilmente lo diceva Lidl, ma io me lo ricordo dai tempi che furono, probabilmente si riesce a coprire meglio il campo in 10. In 10 che non in 10. Verona reduce a 2 pareggi consecutivi, Peppe, però la società polisportiva Arset Labor è un bel ritrovamento, diciamo, per quanti come noi amano anche la Marcord, no? Sì, io credo che la notizia di giornata sia proprio questa conferma ad altissimo livello della SPAL, perché di settimana in settimana la SPAL ha inserito il turbo e sta andando, va, il Verona dovrà sfangarla per conquistare questo campionato, il Frosinone lo vedo più stabile e continuo nei risultati. In tutto questo marasma, il Benevento, che è in aperta crisi di risultati, tutto sommato resta in perfetta linea di galleggiamento, perché arriva questa buona notizia da Trapani, queste sberle rimediate dalla formazione pugliese sul campo siciliano. E io credo che sia il momento per il Benevento di non
farsi prendere dalle paranoie, di ritrovare le certezze che hanno permesso a questa squadra di essere assoluta protagonista con merito nella prima parte, anzi nella prima metà abbondante della stagione, e di riprendere il filo dei risultati con umiltà, convinzione e determinazione, perché in effetti a guardare la classifica rispetto alle ambizioni di vertice del Benevento non è che sia poi cambiato tantissimo, soprattutto guardando quello che hanno combinato alle proprie spalle. Sì, è così, tra pochissimo entreremo proprio, andremo a fondo a queste difficoltà che purtroppo il Benevento sta incontrando. Classifica la vediamo con questo testa a testa tra Spalle e Frosinone, che poi si incontreranno nel prossimo turno e sarà il big match di giornata. 58-56, Verona 54, il Verona, attenzione, cioè guardate un po', il Verona è reduce da due pareggi consecutivi, quello di oggi e quello in casa con l'Ascoli, ha un girone di ritorno disastroso, arricchito da qualche vittoria, mi pare due vittorie, pensate quanti punti ha fatto nella prima parte della stagione, perché anche le ultime sette gare del girone d'andata il Verona aveva frenato i risultati. Voi pensate se la Spal dovesse vincere lo scontro di diretto col Frosinone, il Verona magari perde la sua partita, cioè il Benevento è molto più distante, la Spal non dico che comincia la fuga per la vittoria, ma insomma mette sul campionato un battone importante. Ed io aggiungerei a questo punto pure, Peppe, che i vari Cittadella, Entella, Carpi, Novara, Spezia, Bari, devono fare il tifo per il Benevento, tra virgolette, perché attenzione, c'è il rischio che non si facciano i playoff. Quanti punti ci vogliono? Antonio, ricordiamo il regolamento. Allora, regolamento prevede che da più di 9 punti non si fanno i playoff. Insomma, siamo appena 6. Io vedo un'altra squadra molto molto in palla e ecco, purtroppo a spese, a spese dell'Avellino e Perugia, ragazzi, che non è una squadra Perugia, che, noi l'abbiamo sempre che sta detto. Dimostrando di saper giocare ben organizzata calcio, perché è un allenatore molto bravo, un ottimo allenatore, ma anche ottimi giocatori, perché i Di Carmine, Nicastro, i Dezzi, tu pensa, Di Carmine e Nicastro vengono dalla Juve Stabia, entrambi acquistati a parametro zero, quindi praticamente un vero e proprio investimento. E poi c'è una squadra non giovane, con elementi di categoria, di esperienza, che vengono soprattutto dalla Lega Pro, che ha fatto uno splendido mercato a gennaio e la differenza si vede. Praticamente a gennaio sono arrivati vari Terrani, Forte, Ricci, tutti i calciatori che stanno facendo in questo momento la differenza. Che cosa è successo? Che hanno portato linfa nuova, che hanno portato freschezza, che hanno consentito a Bucchi di far girare la rosa, perché non è che lo scopriamo noi stasera, 42 partite senza soste, con turni infrasettimanali, anche al calciatore robot alla fine iniziano a pesare. Ma è inevitabile. E questo indirettamente si va a collegarsi al discorso del Benevento, che tutto sommato gioca con 11-12 uomini dall'inizio della stagione. Stanno pesando le squadre di Serie A, vedi la Roma, insomma, quindi... questo è la logica delle cose. Allora, prima di proporre la scheda riassuntiva, o meglio, incominciare il nostro riepilogo, e lo faremo dal Curi, quindi con gli highlights commentati di Perugia Benevento, andiamo al telefono perché abbiamo già un amico in attesa, abbiamo l'obbligo di recuperare anche i contatti persi la scorsa settimana, non per nostra responsabilità, ma per un problema alle linee telefoniche ampiamente risolto, quindi che questa sera non avremo. Al telefono, pronto? Buonasera, Franco da Mercato San Severino. Ciao Franco, benvenuto. Buonasera a tutti. Ciao Franco. Allora, buonasera. Allora, lasciandomi il vostro discorso, volevo dire, il Benevento mi ricorda a volte un po' l'Avellino. Cosa voglio dire? Che le squadre neopromosse hanno molto entusiasmo, ma devono arrivare in fondo. Il Benevento i playoff li farà sicuro, tra parentesi, chiudiamo il discorso del Benevento. L'Avellino, allora, noi accusiamo un po' di stanchezza, siamo un po' succassati dagli arbitri. E niente, una cosa in particolare, un abbraccio a Daniele Verde, che è uscito tra le lacrime. Lui ci tiene molto, si rifarà, dobbiamo solo stare vicino alla squadra. Niente, ci salveremo, forza lupi, grazie. Buonasera. No, grazie. Allora, ricordiamo cosa ha combinato Verde. Sostituzione al decimo della ripresa per Belloni, ha tirato un calcio ad uno dei cartelloni pubblicitari, ha mandato a quel paese la panchina, poi dopo si è ravveduto il ragazzo, che ha un ottimo potenziale, ha chiesto scusa alla tribuna, ai tifosi, a tutti. Ma io credo che, insomma, è anche nella logica delle cose, cioè è normale che un giocatore che ha dato tantissimo, e forse anche in modo inaspettato,
risultato, per come è esploso e come ha continuato, diciamo, questo suo cammino nell'Avellino. Non dimentichiamo che ha fatto 7 gol verde, questo insomma va detto. Sono 2-3 partite che è un pochino svagato, ma sicuramente non perché non è in condizione, perché magari insomma può capitare a qualsiasi calciatore. Prendo ad esempio sempre nell'Avellino Radunovic, il portiere, certo, un portiere da nazionale, indubbiamente, però ha avuto un paio di svarioni. E quindi non a, caso, non a caso anche il tuo portiere stasera ha fatto Art, ha fatto due regalissimi. Potrei dire anche a Ciciretti, capita magari di essere un po' sottotono. Sì, io voglio dire una cosa però, come allenatore, se un giocatore che tiro fuori si incazza, sei contento? Sono contento, sì, perché vuol dire che questo giocatore ci tiene. Ovviamente si incazza, poi si deve scusare, sì, la società deve multarlo, come è ovvio che sia, ai sensi del codice di disciplina interno che certamente l'Avellino avrà adottato, come tutti i club professionistici. Però io in cuor mio, come allenatore, un giocatore che mi viene sostituito e lascia il campo come se la cosa lo lasciasse indifferente, mi darebbe più da pensare di un cominci ad interrogarti, sta incazzato, sta certo, incazzato perché magari riteneva di meritare il posto in campo. Devo dire che Novellino, però è chiaro che deve essere punito, certo, si è già scusato, deve scusarsi, sì, sì, poi scusi le forme previste. Novellino e Ardemagni. Devo dire che Novellino con molta saggezza, sì, ha ridimensionato un po', sì, perché la cosa, anche se ha stigmatizzato, ha rimarcato dicendo io faccio l'allenatore, non faccio l'assistente sociale, certo, non per sminuire il ruolo dell'assistente sociale, ma faccio l'allenatore, quindi faccio l'interesse della squadra. Bravo. A far capire, insomma, non era in condizione, tanto è vero che poi, diciamolo pure, no, uscito lui, la squadra è un po' cambiata, girato meglio, la Avellino ha girato meglio. Gol del Milan, molto molto bello. Chi ha segnato? Mati Fernandez. Un gol molto molto bello, un triangolo ad alta velocità. Va bene. Io direi, peraltro, il nostro telespettatore poco fa al telefono ha fatto ancora riferimento ad un arbitraggio poco amico dell'Avellino, in particolar modo ad un gol annullato ai Lupi, ad Ardemagni. Che ovviamente Sky non ha fatto vedere. No, chissà, ecco, questa era la mia domanda. Antonio, quali episodi avremo in dotazione questa sera da Infront? Quali episodi avremo? Non lo so, dobbiamo ancora verificare. Comunque io vi volevo dire questo, ho avuto modo di approfondire questo discorso di Infront. Allora, sono dei colleghi, tra virgolette, giornalisti che preparano gli highlights, ma prima di mandarli, insomma, di metterli nel circuito, devono avere il benestare dall'alto. Questo è sicuro al 1000 per 1000. Praticamente no, è avvenuto questo, che la scorsa settimana, o meglio questa settimana, sono stato in Sardegna a presentare a Cagliari, a presentare il libro di Pisacane, tra le altre cose Pisacane nel corso del convegno, questo farà sicuramente piacere ai numerosi tifosi dell'Avellino e anche ad Annibale Discepoli, ha avuto parole di elogio per la tifoseria dell'Avellino, sul libro abbiamo parlato benissimo di De Vito, Taccone e appunto questo aspetto della tifoseria. E dicevo, c'erano dei funzionari di Infront, ho fatto amicizia, così insomma queste cose qua, e mi hanno spiegato queste, chiaramente. Il punto è molto serio, questo è gravissimo, perché io credo una cosa è tutelare il diritto di chi paga per acquisire, certo, uno spettacolo e lo deve rivendere, e quindi è giusto che sia tutelato. Altro è però la libertà di informazione. Bravo, io credo che, bravo, ormai la tecnologia permette a tutte le piattaforme televisive di una certa qualità, come quella che ci ospita questa sera, di ricevere un segnale internazionale pulito, con la possibilità poi di scegliersi nell'ambito del minutaggio assegnato. Perché se io posso mostrare 5 minuti, 2 ore dopo la gara, devo attenermi a questa regola. Però se permettete, i 5 minuti me li scelgo io. Perché se io giornalisticamente ritengo opportuno mostrare tutti i calci d'angolo che sono stati battuti durante una gara, devo avere il diritto di farlo. Allora qui si è trasformata la tutela del diritto. Sì, perché l'immagine poi è rilevante. Cioè, tutte le polemiche che ci sono state per la gestione mediatica del match d'andata di Coppa Italia tra Juve e Napoli,
Napoli derivano anche da questa incomprensibile incapacità della Rai di gestire il broadcast in modo tale da mostrare immediatamente gli episodi controversi e dare al pubblico la possibilità di farsi un giudizio. Praticamente che il broadcast era della Juve, cosa gravissima. È un problema tuo che non sei in grado di cosa gravissima. Cioè, perché di questo passo cosa succede? Che ogni società può dotarsi di un sistema di produzione e decide. Vai a censurare gli episodi che poi non ti fanno comodo. Probabilmente sarà, per quanto riguarda Infront, quindi nel caso della Serie B sarà una richiesta di Farina. A tal proposito, vi dicevo, a Cagliari stanno in Serie A, ormai sono salvi, erano terrorizzati della B per il discorso arbitrale. Dico, guarda un po', noi ne parliamo tutte le settimane degli arbitrali. Dice, loro sono rimasti proprio traumatizzati dalla passata stagione. Io sono preoccupato per la prossima avventura, perché presumibilmente chi mi arbitra oggi un Verona o una Spalla o un Benevento potenzialmente è uno che l'anno prossimo fra due anni potrebbe venire in Serie A, anche perché i vari Rizzoli mi cascano le braccia se questo è livello, sono fisiologici e ora noi siamo vicini, cioè chi abita il vertice oggi in B è uno che è candidato alla Serie A e c'è un problema molto molto serio. Ecco, si dicevano che loro hanno parlato di Farina, il designatore da B tuttora in carica, lo hanno definito, come diciamo spesso anche noi, permaloso, ma soprattutto hanno detto che è molto astioso. Tutte le volte che hanno chiesto confronti hanno sempre avuto poi arbitraggi, diciamo, quasi tra virgolette a dispetto. Pensa un po'. Malissimo, peggio di così non si può. Andiamo a rivedere che cosa è successo al Curi, anticipo di venerdì sera. Perugia, dobbiamo parlarne. Perugia batte Benevento 3-1, vediamo. L'anticipo della 31esima giornata promette bene. Al Curi si sfidano Perugia e Benevento, due squadre che giocano a calcio a viso aperto. Baroni torna all'antico e sceglie il 4-2-3-1 con gol di tre pali al posto dell'infortunato Alessio Cragno. Gianfi a destra per Venuti e Pezzi che sostituisce Lopez sulla corsia mancina. A centrocampo spazio a Viola al fianco di Cibsa con Ciciretti, Falco e Sissé alle spalle di Ceravolo che ha recuperato dal mal di schiena. Match subito scoppiettante, il Perugia parte forte. Brighi allarga il gioco per Del Prete che pennella al centro dove Nicastro di testa la mette dove Gori non può arrivare. Rivediamolo in tutte le salse, il gol dell'attaccante dei Grifoni. Il Benevento prova subito a reagire, Gianfi con buona personalità cerca l'1-2 con Falco, la sfera è lunga ed arriva a Ceravolo che salta secco l'avversario e di sinistro realizza un Eurogol. 1-1 al Renato Curi. Da notare nel replay la sterzata di Fabio Ceravolo che si crea lo spazio per disegnare una parabola imprendibile per Brignoli. Il pareggio dura poco, sugli sviluppi di un calcio di punizione Ricci inventa e Di Calmine, davvero bomber d'area di rigore, beffa Gori riportando avanti i suoi. Inutili le richieste di offside dei giallorossi con Pezzi che teneva in gioco Di Calmine, bravissimo a toccare la sfera quanto basta per spedirla in rete. Nella ripresa ancora i padroni di casa pericolosi con Di Calmine che calcia al volo a botta sicura, ma Pezzi si sostituisce a Gori respingendo un tiro destinato a gonfiare la rete. Il Perugia non si accontenta e sfrutta il contropiede. Brighi cambia gioco con 40 metri di lancio per Terrani che duetta con Gnaore che è fortunato in qualche modo, la palla giunge da Campola che la spedisce in buca d'angolo dove Gori non può arrivare. Nel finale si rivedono i giallorossi con Ceravolo, bravo a saltare secco Belmonte che lo atterra. Per il numero 17 arriva il secondo giallo e va anticipatamente sotto la doccia. Con la superiorità numerica la squadra di Baroni prova a tornare in partita e quasi ci riesce. Cross meraviglioso di Venuti col mancino. Arriva Ciciretti che al volo non trova la porta e il gol che poteva trasformare in una corrida gli ultimi minuti. Al Curi finisce così, Perugia 3, Benevento 1. Oscuri presagi, caro Antonio Martone, hai da spiegarci il perché di questo momento no del Benevento, come si possono prendere gol con la facilità che è riuscita alle giocate dei perugini, che sono ottimi calciatori, lo abbiamo detto in tutte le salse, però con tutta quella libertà diviene molto facile per loro, no? Avendo quella qualità a disposizione. Dove è finito il Benevento? Quella che era la seconda migliore difesa della Serie B fino a qualche settimana fa. Cosa è successo? È successo, noi lo stiamo dicendo già da qualche settimana. Fatte sempre le premesse che il Benevento è andato al di là delle previsioni di questa salvezza tranquilla che era l'obiettivo della vigilia e così via, insomma, fatto salvo che questa squadra è solamente da lodare per quello che è riuscito a fare fino adesso, il discorso è abbastanza semplice. Noi abbiamo sempre sostenuto che nella Serie B ci sono due campionati, quello che è del girone d'andata e poi da gennaio in poi con mercato, sosta e così via inizia un secondo campionato. Nel primo campionato il Benevento era già stato promosso in Serie A, era direttamente dalla Serie A. Nel secondo campionato
campionato, in virtù del rafforzamento delle altre squadre, in virtù del fatto che purtroppo non è arrivato un adeguato contributo dal mercato per il Benevento, la stanchezza e il discorso, diciamo, anche di determinati episodi, vedi infortuni a catena e così via, hanno fatto sì che praticamente la squadra ha perso quella brillantezza, quella freschezza. La cosa che non mi è piaciuta a tratti di Perugia, ed è la prima volta che accade, perché questa squadra ha sempre lottato, questa è una squadra che ha avuto sempre un bel carattere brillante, sì, spumeggiante, sbarazzina, con la mente leggera, e che per alcune fasi del match Silver ho visto una squadra un po' rassegnata, molti suoi protagonisti un po' rassegnati, un po' sulle gambe, ed è rispetto a questo che bisogna lavorare, quindi come discorso fisico, atletico, e come discorso mentale per di nuovo tornare a sbloccarsi. Ci vuole una vittoria come il pane, ed è fondamentale proprio la partita di sabato sera. Tu dicevi giustamente, anche Peppe diceva, no, fortunatamente per il Benevento non è cambiato nulla. Sì, è vero, tutti i risultati sono stati tra virgolette favorevoli al Benevento, che non ha avuto il sorpasso, mantiene il quarto posto in classifica, mantiene invariate le distanze dalla nona di quattro lunghezze, e questo è veramente importante se si pensa che il Benevento, amici, nelle ultime cinque giornate ha fatto due punti, cioè nemmeno da retrocessione, è qualcosa male, proprio di esatto, è proprio questo che ti porta a fare chiaramente la domanda, voi me lo insegnate che anche questo ti porta anche a un blocco psicologico, no? Ti porta a dei condizionamenti, e il Benevento da un punto di vista mentale deve riuscire a reagire rispetto non a questo. Non a caso ti chiedevo e ti dicevo, Ceravolo mi pare l'unico, certo, in stato di grazia, certo, ma anche di fiducia, sì. Cioè, è vero che Ciciretti la partita avrebbe potuto riaprirla, perché sì, mette dentro quel sinistro volea, al volo, sì, la partita la riapri perché sei in superiorità numerica, sì, però esatto. Forse ecco, però il guardiamo anche il resto, no, il problema è che troppi uomini importanti sono sottotono. Esatto, troppi uomini importanti sottotono. Il discorso è che allora, ad esempio, molti a Baroni l'hanno criticato perché non ha fatto dei cambi nel corso del mese, forse anche prima. Baroni non è uno che cambia molto, questa è una sua prerogativa, però senza voler nulla togliere a chi stava in panchina, ma non è che c'erano molte alternative per l'attacco, non c'è nessuno come alternativa per i centrocampisti, ci sono Eramo, che è quasi convalescente, reduce da un lungo infortunio, De Falco la stessa cosa, cioè si paga un po' lo scotto sotto questo aspetto, e praticamente adesso bisogna ritrovare le giuste energie e fare in modo che anche tra virgolette un ottavo posto sia il traguardo come la Serie A diretta, per conquistare questi playoff, che sarebbe il premio più bello per un campionato che fino adesso, fino a qualche settimana fa, è stato veramente entusiasmante. Posso chiedere, vi coinvolgo tutti, riparto da Peppe e da Annibale in questo caso, abbiamo rivisitato un po' le nostre convinzioni a proposito del mercato di gennaio, quando dicevamo no, ha fatto bene il Benevento perché non ha stravolto un'ossatura che è quella che ha garantito il percorso strepitoso fatto finora. E infatti, scusa se interrompo, ma dopo faccio parlare con lui. No, se interrompo lui. No. Attenzione, però c'erano dei ruoli, sì, grazie Peppe, c'erano dei ruoli tipo quello di esterno che non è stato coperto sin dalla vigilia. Sì. Cioè, Tonev ha dato buca a 4 ore dalla fine del mercato, e stai pagando quel ruolo lì, è scoperto. Sta giocando lì, sì, che gioco, è un'invenzione di Baroni, esatto, è un adattato. Scusatemi, vai. No, prego, no, sentiamo appunto, anche Peppe. Sarei partito proprio da questo per ragionare sul Benevento, perché in molti avevamo tutto sommato ritenuto positivo il fatto che il Benevento non avesse stravolto, esatto, l'organico che, sì, aveva vinto con pieno merito il campionato e che aveva disputato un girone d'andata straordinario al di sopra di ogni aspettativa, anche la più rosea dei tifosi giallorossi. È chiaro che alla luce di questa crisi di risultati, io la definisco crisi di risultati, forse qualche dubbio viene, in particolare appunto, come correttamente sottolineavi, sul ruolo scoperto dell'esterno. Detto questo, però, io ho detto crisi di risultati, ma forse, se posso essere più preciso, è crisi di episodi, perché se poi andiamo a vedere le 5 partite con questo score così negativo in termini di risultati, in tutte e 5 le partite il Benevento non è stato surclassato dagli avversari. Bravo, sì. Cioè, sono state tutte e 5 partite che il Benevento, forse, se quella palla entrava, se ci fosse stato un attimo più di attenzione su quella fase difensiva, poteva portarla a casa.
con un pareggio in caso di sconfitta o addirittura con una vittoria. Quindi io non drammatizzerei più di tanto la situazione, i margini di recupero ci sono tantissimi, è il momento però che adesso la squadra senta anche il sostegno dell'ambiente. Io sui social vedo, non dico bandiere ammainate, ma vedo un po' troppo scoramento e sinceramente credo che questa squadra non lo meriti, cioè questa squadra merita un sostegno caloroso, convinto, perché se l'è meritato sul campo, e credo che questa squadra possa già dalla partita contro il Trapani ricominciare a mettere dalla propria gli episodi, a macinare punti come ha fatto nella prima metà della prima squadra. Di Annibale, allora una conferma velocissima voglio chiedere, vorrei avere da Antonio sull'aspetto ambientale cui faceva riferimento Peppe. No, infatti questo mi meravigliava. C'erano oltre 600 tifosi nel settore ospiti, nonostante giornata lavorativa si giocasse di sera e così via, che hanno tifato dal primo all'ultimo minuto, ma la cosa più bella è che a fine match hanno applaudito la squadra e hanno continuato a sventolare le bandiere, un segnale bellissimo. Infatti non a caso il mio editoriale di lunedì per 8 gol sarà proprio quello di prendere esempio la squadra tra virgolette dai tifosi a testa alta a sventolare le bandiere per ripartire, ecco, per tornare a vincere, per tornare a fare risultati. Chiaramente ci sta sempre lo scontento, esatto. Perché anche io ripeto sabato, parlavo della realtà mediata dei social, ma non hai, figurati, tu sai, tastieristi poi sono quelli che non vengono manco allo stadio e sono i primi a criticare dal divano. Non a caso io non sto più su nessun social network, è una mia precisa scelta, e sotto questo punto di vista per esempio contro l'Entella ci sono state una trentina di fischiatori tra virgolette, poi immediatamente beccati anche dalla Curva Sud, che ha fatto addirittura un comunicato di condanna verso queste persone. I franchi fischiatori è perfetto. Annibale, io voglio fare una brevissima riflessione e per quanto concerne, non voglio creare un alibi soprattutto al Benevento, visto che purtroppo cronologicamente è quello reduce da una sconfitta pesantissima col Perugia. Però devo dire, l'Avellino ovviamente non è che è più felice del Benevento, però devo dire che il Perugia, ecco, è una squadra che in 3 partite ha fatto 9 gol, 5 all'Avellino, 3 al Benevento e 1 al Cittadella. Sì. Quindi voglio dire, e poi questo per dire che cosa? Che è una questione di fasi, così come per i giocatori e così anche per tutta quanta una squadra. È un momento. Ritornando al discorso che dicevi tu, rapportato al mercato. Devo dire che, ecco, giusto per parlare della capolista, ha fatto un acquisto, secondo me, fondamentalista, ha comprato Floccari. Ha spostato il quindi voglio dire, quindi ci sono queste 10 partite, 7 gol. Quindi... E oggi ha fatto il gol più bello della giornata. Credo che sicuramente, così come c'è stata questa pressione per il Benevento, anche Peppe, per l'Avellino, il Bari che dovrebbe dire? Peppe, Annibale, pensate che Vigorito aveva la possibilità di prendere Floccari. E dopo di Floccari aveva tra le mani Budimir, dopo di Budimir aveva tra le mani Maniero. Cioè io sinceramente mi tengo loro davanti, non hai, io onestamente non hai problemi, puoi fare anche un cambio modulo, puoi fare un 4-4-2, Semplici è stato bravo ma anche fortunato a mettere un innesto, ha trovato che questo momento magico, oggi Annibale la spalla gli gira tutto per il verso giusto, senza Mora e senza un altro squalificato titolare, squalificato, e chi è andato, vedrai che avranno pure loro le 4-5 partite. Allora, io dico, se crisi doveva essere Silvera, la metafora ciclistica, no? È meglio prendere la crisi in una tappa magari di trasferimenti intermedia piuttosto che nel tappone dolomitico quando becchi poi una fracca pesante. Se Benevento nei mesi decisivi, Peppe. Marzo, aprile, per me la B è da aprile in poi, cioè i giochi veri in B si fanno nelle ultime 10 gare. Allora, se crisi doveva essere, ben venga adesso, cioè, e poi. Però è anche vero che c'è un altro aspetto da analizzare, da rimarcare, è che da quando è iniziato il campionato, a parte le prime 4-5 giornate, poi i grupponi delle super squadre sono quelle è quello delle squadre che stanno lottando. Sempre dietro stanno. Domanda per Antonio Martone, prima di andare alle interviste, ad ascoltare le interviste, le parole dei protagonisti, perché Marco Baroni, apprezzatissimo per come l'ho conosciuto ai tempi della Juventus,
Juventus Primavera, anche per il lavoro fatto a Novara. È stato proprio a Novara, da parte della critica di Novara, fortemente attaccato, cioè considerato un allenatore che poi è arrivato alle soglie della primavera e improvvisamente si sgonfia. Infatti ecco, la Novara ha agganciato i playoff proprio in estremis. In estremis. Ma ti chiedo, io le ritengo ingenerose queste valutazioni che ricordo erano proprio della scorsa stagione, erano proprio del percorso novarese. Ti chiedo di Baroni, di valutare anche l'operato, le scelte del tecnico in questa fase particolare. Baroni resosi conto che c'è bisogno di far rifiatare qualcuno, che il Benevento ormai nella giornata andata ha anche giocato sull'arma della sorpresa. Ciciretti, Falco, questo 4-2-3-1 erano un pochettino sorprendenti, questa squadra corta ma nel frattempo anche imprevedibile con i peperini. Adesso tutti hanno preso le contromisure, sì. E lui aveva anche pensato di cambiare modulo, forse nelle giornate meno indicate, le due gare casalinghe consecutive contro Salernitana prima e Virtus Entella sabato scorso, passando a questo 4-3-3 che però non ha dato i risultati giusti. Quindi lui sta cercando di far quadrare il cerchio, però tutto sommato probabilmente non è che ha molto materiale su cui poter lavorare, parlando obiettivamente. Forse con qualche partita, vedi appunto con l'Entella, non puoi rinunciare ad un Falco, anche se non è brillante, che uno che è un peperino, uno che ti salta l'uomo, ti può sempre creare qualche situazione. Anche lui qualche scelta, ma ci sta in tante partite che qualcosa non la vedi buona, non la fai giusta, e altre volte sei determinante. Insomma, questa fa parte del bilancio. Tu non me lo insegni, Falco è un giocatore che se non è in condizione al 100% non ha potenziale di poter essere determinato. Non ti fa la differenza. Io quindi se non lo vedo in allenamento al 100%, Peppe, nell'arco dei 90 minuti, anche Verde è stato, secondo me il simbolo della rimonta dell'Avellino. Verde si è inventato delle partite fantastiche. Esatto, ha fatto delle cose. Falco, se mi permette, è un giocatore più da gioco che da giocata. Cioè, nel senso che un diesel che ti garantisce altissime prestazioni, però deve essere in forma al 100%. Quindi io sinceramente non critico Baroni se me lo tiene un po' più ai box, se non lo vede. Poi ricordiamo che l'allenatore vede i calciatori H24, vive con loro e quindi ne intuisce anche la condizione. Noi facciamo un'analisi, ovviamente. Voglio dire una cosa a supporto di quanto sta dicendo Peppe. Oggi è vero che è stato costretto Novellino, ma nel momento in cui ha cambiato gli esterni, Belloni e Bidaoui, che sicuramente non poteva aver dimenticato di saper giocare al calcio, la partita è cambiata, quindi sono momenti che l'allenatore sente gioco forza per contingenze, ma anche per scelte, che poi sono dei rischi, perché te la giochi. Certo. Novellino l'ha letta bene, devo dire la verità. Benissimo, l'ha letta molto bene. Prima di proporvi le interviste, vi ricordo, e lo vedete in sovraimpressione, il numero di telefono per intervenire, per essere dei nostri nel parterre di Derby, come d'abitudine. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Ceravolo, autore di un gol bellissimo, purtroppo inutile a Perugia, Sissé e proprio Baroni al microfono del collega Tarallo. È chiaro che siamo a volte nervosi durante la gara, perché non è mai facile rimontare le partite. Ecco, ci manca quella scossa, il gol del vantaggio che magari ci dà forza e consapevolezza della nostra forza. È questo che ci sta mancando, perché nelle ultime gare siamo sempre stati di rimonta o comunque non siamo riusciti a fare gol come comunque con l'Entella. C'è un po' di nervosismo e di rabbia, perché dopo un gran girone d'andata, ecco, non vogliamo buttare ciò che di buono abbiamo fatto, quindi è chiaro che adesso in casa non possiamo sbagliare. Comunque le squadre ti guardano e conoscono il tuo gioco, vuoi perché ci manca un po' di concretezza davanti, perché io lo dico sempre agli esterni, Ciciretti, Falco, Sissé, una volta arrivati sul fondo, secondo me per essere più concreti dobbiamo buttare la palla dentro, poi quello che succede succede, piuttosto che magari fraseggiare lateralmente. È stata la nostra forza, però ad oggi forse le squadre ci conoscono e viene meno. Ci manca la scossa, non lo so, perché poi noi siamo bravi, ecco, a imporre il nostro gioco. Ripeto, nelle ultime gare siamo sempre passati o in svantaggio, comunque non siamo riusciti a fare gol quando magari dovevamo, quindi poi le squadre si chiudono, non è mai semplice. Purtroppo adesso è un periodo così, quindi adesso sta a noi, che alla fine comunque di chiacchiere ne abbiamo fatte tante in queste 5 giornate.
ora bisogna almeno questi due giorni staccare e ognuno ci deve guardare dentro, perché comunque pure a noi penso ci girano un po' tutte queste sconfitte parecchie. Però penso che comunque solo col lavoro ne possiamo venire fuori e col gruppo che è stata la nostra forza fino adesso. Però sono convinto comunque che è solo un periodo. Col sacrificio che stiamo facendo tutti sicuramente ne verremo fuori al più presto. Un periodo pure che dimentichiamo che noi andiamo subito sempre sotto e quindi tu con la voglia di recuperare comunque dai spazio e contropiede agli altri. Purtroppo, come ho detto prima, dobbiamo cercare di essere meno belli, ormai ci conoscono tutti. Purtroppo, pure se dobbiamo aspettare, dobbiamo trovare comunque il modo. Purtroppo in questo momento non so neanche più che dire, perché di chiacchiere ne abbiamo fatto tante, abbiamo tutti detto un periodo, però adesso penso che ognuno deve guardarsi dentro veramente, perché è un momento difficile per noi, per i tifosi, e quindi solo noi ne possiamo venire fuori. Dipende sempre da noi, perché alla fine le partite le andiamo noi facili o difficili. Quindi penso se andiamo in campo con la cattiveria giusta, penso che il risultato lo faremo. Però se pensiamo che loro si stanno salvando, noi siamo là e facciamo i fighettini, allora penso che abbiamo sbagliato tutto. Purtroppo in questo momento non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Pure se arriva l'ultimo in classifica dobbiamo affrontarlo come se fossero loro i primi e noi che stiamo lottando. Sono dispiaciuto come i miei calciatori, come i ragazzi. È un momento che dobbiamo comunque sentire la sconfitta, ma nello stesso tempo io sono convinto che ci sono le risorse per ripartire, perché comunque la squadra è viva, commettiamo degli errori e questo compromette poi le gare, questa è la realtà. In questo momento paghiamo tutto, paghiamo alcune cose che in un momento così del campionato non puoi assolutamente concedere, quindi sono d'accordo, io non mi ero neppure seduto, però al di là di questo poi la squadra ha avuto la forza, l'energia per creare subito una palla gol clamorosa, per ritornare in parità. Riprendiamo gol su una palla evitabile, perché comunque c'è un doppio rimpallo e non si può mandare al gol così facilmente e quindi dobbiamo essere alzare di più ancora l'attenzione, perché quello che stiamo facendo non è sufficiente, questa è la realtà. Detto questo, io sono straconvinto che comunque la squadra è chiaro che ci manca la vittoria in maniera pazzesca, e queste sconfitte sicuramente non ci aiutano dal punto di vista così della convinzione, ma non dobbiamo perderla, perché io sono convinto che in Andreottese me l'ha fatto capire, è stato molto critico, anche se diciamo con toni sempre abbastanza dolci, è stato molto critico e mi ha colpito, scusa se sì, ti ho tolto la parola, mi ha colpito Ceraulo che ha detto c'è tanto nervosismo e siamo arrabbiati perché non possiamo buttare un girone d'andata così e in questo modo. Ecco, quindi questo è anche per andare a chiarirci, a capire. I tifosi, se hanno un po' il muso lungo, non è che sono arrabbiati perché al primo anno di Serie B volevano andare in Serie A o fare la Champions, è rispetto a quelle che erano le aspettative e che sono le potenzialità. Esatto, è quello che si era creato. Ecco, certo. Questo perché spesso si può sconfinare, ma sono irriconoscenti i tifosi rispetto così a questa squadra, bisogna a questa fare una società, giusta lettura, che sono meritevoli e lodevoli, però è rispetto a quello che si giusto, era creato. No, lui dice, poi alla fine Baroni, noi siamo vivi, esatto, siamo arrabbiati e soprattutto, l'aveva letta bene Pepe, per Iannicelli, sì, gli episodi pesano, perché tu non puoi pareggi e prendi un gol con due rimpalli e trovi e lasci l'avversario in porta. Purtroppo questo poi alla fine succede anche in determina. Sì, abbiamo al telefono un amico tifoso del Benevento, andiamo, pronto? Buonasera. Buonasera. Gerardo da Benevento. Carissimo, ciao. Benvenuto. Ciao, ciao Silver. Ciao. Un saluto ai ragazzi del quartierone, visto che io me la faccio con la piazza. Fai benissimo. La famosa piazza. Ascolta un po', non è il momento di fare né critiche né valori.
Ah, io metterei qualcosa forse che è la coperta un po' corta, che stiamo a corto di ossigeno, molto ossigeno manca. E il caro Barone dovrebbe trovare il cilindro, dovrebbe tirare quel famoso coniglio. Allora c'è qualche ragazzo di ottima speranza, che noi abbiamo i peperini davanti, va bene. Hanno tirato un po' i remi in barca, anche il fiato è corto, allora incominciamo a tirare fuori qualche bel ragazzino che veramente incomincia a far vedere qualcosa di nuovo, perché purtroppo ci hanno studiato, ci hanno capito e ormai sanno a che punto giochiamo. Aspetta in linea, Gerardo, ma ci sono? Ci sono questi ragazzini? Sì, che ma... sì, c'è qualche, qualche buon oggetto, diciamo qualche buon ragazzo ci sta. Ci sta e lo conoscono pure, perché io seguo pure l'antistadio, seguo un po' il ponte per i ragazzi, perché io sono il famoso ammonilo e spugilo, è un mio gergo, un mio gergo nazionale, e l'ho inventato e l'ho di meno. Antonio Rite, purtroppo io me la vedo sia con i ragazzi sia con i grandi. Bravo. Però è il momento di dire pure qualcosa di nuovo. Posso dire una cosa, Gerardo? Io è bellissimo intanto parlare con lei, è una persona squisita, davvero il calcio vero, la passione vera, ma anche la competenza. Però lei è così competente da sapere che non è questo il momento di buttare nella mischia un ragazzino. No. Cioè, per quanto promettente possa essere. Scusami, Anicel, perché allora, no, voglio finire il ragionamento, poi continuiamo a conversare. Visto che, ascoltami Anicella, ascolta, sì. sarò breve. Sì, ma... tu sei un professionista, io purtroppo sono un allievo, anche se ho qualche anno. No, io credo che lei abbia molto da insegnarci. No, ascoltimi qua. Per il momento che noi bastano ancora quei 2-3 partite che vinciamo, che usciamo fuori, che abbiamo fatto una buona B, e abbiamo dato dimostrazione di forza, di coraggio, adesso tutto quello che è in più e metteremo fuori. Io non è che porto mio figlio, mio nipote, qualcuno da portare avanti, per l'amor del cielo, non è, sono tutti ragazzi che guardo, ammiro, e qualcuno che merita, è il momento di metterlo dentro, perché questa è la vera forza del Benevento, che dovrebbe essere il futuro. E ascoltami Anicel, e questo Benevento di quest'anno è solo l'inizio, perché l'anno prossimo vedrà il vero Benevento, quando si attrezzerà di persone idonee al profitto del Benevento Calcio. Poi per la città di Benevento. Posso dire una cosa? Sì, io poi voglio dire, perché fa un discorso che mi intriga molto. No, io sarò brevissimo. Io sono d'accordissimo con Peppe, perché queste sperimentazioni li potrebbe fare fra un paio di partite l'Avellino e la Salernità. Esatto. Il Benevento che si sta giocando. Il campionato. Un esperimento. Annibale diceva, guardami a me, senti un po', sì. Io non sono contro di te o contro qualcun altro, contro Avellino o Salerno. Per l'amor di cielo, per me saranno sempre cugini, noi diciamo cugini carnali. Beh, perché io ho amici a Benevento, ad Avellino, che ci parlo, ci mangiamo insieme. Per me tutta la Campania siamo amici, io ho nipoti sia a Benevento, sia a Salerno, sia ad Avellino, sono nati un po' in tutta la Campania, perciò non è che a Napoli, io ho nipoti che stanno in tutta la Campania, dico immagine se sono contro ad Avellino, contro Salerno, contro il Napoli, e mi piacerebbe anche che entrerebbe la Casertana, e figurati come mi piacerebbe vedere la Campania andare avanti e dare uno smacco principalmente a quelli che fanno contro di noi. Sei stato benissimo. Ragazzi, io vi saluto. Grazie Gerardo, è stato un piacere. Ciao, grazie a Gerardo da Benevento. Vediamo un po' la pagella. Resto convinto dell'idea che non è il momento di esperimenti. No, e io credo che questa squadra sia comunque al capolinea.
Cioè questa squadra, quale che sia l'esito, noi ci auspichiamo il più glorioso possibile, in ogni caso poi dovrà essere resettata, perché qualcuno andrà via, saranno nuove ambizioni, nuovi progetti. Dice si chiude il un ciclo, secondo me si chiude quest'anno. Si chiude un ciclo quest'anno. Credo che già la società stia immaginando di costruire un percorso. Veramente l'ultimissima, perché poi dobbiamo parlare dell'Avellino e presentare la tema è molto intrigante. Ma alla luce della nostra analisi, credi Antonio che in società un pizzico di rammarico sia sorto, stia sorgendo in queste ore il pensiero, ma forse potevamo fare qualcosina in più? La società ha fatto tutto quello che poteva fare, nel senso che il presidente Vigorito si è messo totalmente a disposizione, ha detto all'allenatore, al direttore sportivo di Somma, ditemi che cosa bisogna fare, che io sono al vostro fianco come sempre. Del resto non a caso nell'ultimo giorno di mercato fu presente anche a Milano, proprio per se si doveva concludere qualche operazione a volo, insomma, in modo da non perdere tempo. Gli è stato detto, non vogliamo andare ad alterare gli equilibri, perché, come dicevo prima, il presidente Vigorito nel mese di gennaio aveva Floccari ed è stato scartato, aveva Budimir fino all'ultimo, offerta 3 milioni di euro e così via, poi hanno desistito perché Budimir era un importante, si poteva... Poi c'era il discorso del Bari, al quale era stato chiesto Furlan, che Vigorito voleva prendere. Il Bari ha detto, se vuoi Furlan devi prendere anche Manier. Ok. E allora dammi questi due, è stato detto ugualmente, no ma sai Maniero è uno che vuole giocare, poi lo spogliatoio rompe gli equilibri, quindi voglio dire, ecco, così ho fatto questi esempi giusto per andare nel succo del problema. Rispetto a questo la società sta tra virgolette con la coscienza a posto, no, cioè, però io ti voglio dire, non si è ragione, però quando si trova che non è cosa di tutti i giorni una società che dice ai responsabili che bravo, cosa dobbiamo comprare, bravo, e loro producono queste giustificazioni, è un momento che li dovete gestire voi questi calciatori, perché è il vostro compito. Io penso che la società Vigorito abbia fatto di più del possibile, cioè onestamente voglio dire, credo difficile trovare un imprenditore che con tanta lungimiranza, con tanta forza sostiene la squadra, e anche in questo momento difficile io non ho sentito una parola di assolutamente. Noi abbiamo esempi a pochi chilometri, certo. Scegliete voi la direzione Salerno o Napoli, certo. Dopo 3-1 al Santiago Bernabéu, dico Santiago Bernabéu, non Renato Cuni, esatto, di Perugia, e in cui si attacca l'allenatore e lo si fucila in diretta internazionale. Io credo che questo ci debba far capire anche lo spessore. Serve a distogliere le attenzioni. No, ma sto dicendo che Vigorito, da questo punto di vista, e la società sono coesi, compatti, vedo compattezza nell'ambiente, vedo incazzature, quando sento Sissé che sta incazzato, mi piace assai Sissé, perché è la voglia e la rabbia, lo ricordo anche dopo Frosinone, dice siamo incazzati neri come le belve e la settimana successiva vinsero, tu che sei più bravo di me, dopo Frosinone con chi vinse veramente l'ultima in casa dell'anno solare, quindi voglio dire, io vedo rabbia positiva che adesso però deve essere tradotto in risultato, ci vuole il risultato. In effetti Annibale, tu hai detto una cosa bellissima, però sai, io presidente ci penso sopra mille volte prima di prendere un gioco, e poi ti può creare problemi, dice sì, questo sì, mi ha detto sì, questo. Sì, ma io più che dirti, vediamo che cosa dobbiamo fare. E io faccio il presidente e compro i calciatori. Dici quando c'è questa fortuna di questi tempi. Antonella da Benevento scrive. Ma soprattutto ci lasciano lavorare l'allenatore senza una parola di dissenso. Poi è chiaro che io credo che Vigorito le cose in privato poi le dica. Certamente a Baroni avrà detto, mister, ma il problema qual è? Ma mi faccia capire. Però in pubblico la società è coesa. Venerdì scorso Benevento ha celebrato 11 anni di gestione Vigorito, ecco, questo è uno stile che c'è stato dal primo giorno. Sì, dico, per uno stile raro, perché a Salerno e a Napoli io succede. Mi permetto di dire che questo è un DNA di famiglia, non per giusto per ricordare Ciro e per ricordare come funzionava e funziona la famiglia Vigorito, certo. Questione di spessore e stile. Antonella da Benevento scrive, cosa significa amici hanno preso le misure al Benevento, hanno imparato a conoscere il Benevento, nessuno impara a conoscere la SPAL, prende le misure della SPAL, si interroga anche... Prendere le misure della SPAL.
spalle bisogna essere bravi la quando spalla, più della spalla. La spalla ha probabilmente una rosa più ampia dove pescare, l'abbiamo detto prima, oggi Antonella mancavano 3 giocatori, ma è come se non fossero mancati. E il Benevento, per dire, Ciciretti, una volta bloccato, che adesso però non viene raddoppiato, viene triplicato su quella fascia, una volta bloccato si spegne una fonte di gioco. C'è il discorso dei centrocampisti, il lungo infortunio di Eramo, poi quello di Buzzegoli che purtroppo non ha ripreso ed era uno determinante, Cibsa che si è fatto tutto il campionato e che ha bisogno di ossigeno, e questo è il punto, cioè quando anche il tuo modo di giocare, che sei qua, allora ti tagliano in mezzo, ti mettono il trequartista per cercare di farti allungare, e sono questi i discorsi, chiaramente si dovrebbe fare un trattato per andare nei dettagli, e per dare soddisfazione. Pagella del Benevento, vediamo un po' in che modo è stata valutata la prestazione di Perugia. Parto dal 5 di Baroni, c'è 5 anche a Gianfì, 5 e mezzo a Camporese, sì. 5 a Cipsà, Viola, le insufficienze di Ciciretti, Falco, Sissé. Ci sta, d'accordissimo, e Cedavolo anche 7 forse meritava, sì. Però sono d'accordissimo. Parte il gol, a parte sì, che sì, per sì, il gol. No, il giocatore ispirato in grande fiducia. L'espulsione di Belmonte ha determinato, no, ha cercato di fare il reparto del zona, sono d'accordo con... e poi ci aggiungerei un bel 7 al pubblico, i 600 e passa al seguito, che sono stati veramente encomiabili. Era venerdì sera, ragazzi. Sì, ma no, ma anche per quello che hanno fatto durante la partita, e lo ripeto, a fine partita, a continuare a sventolare, a cantare e applaudire con le bandiere giallorosse. Io non condivido il 5 a Baroni. Secondo me, Baroni, onestamente, se io dovessi dire cosa poteva fare di più o di meglio, di diverso a Perugia, non saprei dirlo, date le condizioni, insomma. Quindi io gli avrei messo la sufficienza. Lo salveresti con la sufficienza. Gli avrei messo ancora un amico da Benevento al telefono. Pronto? Buonasera a tutti, sono Angelo da Benevento. Ciao Angelo, benvenuto. Un bacione a Antonio Martone. Ciao Angelo. Senti, allora, premesso che a Benevento per quello che ha fatto siamo contentissimi, però rimane il rammarico, quello che avete parlato anche voi in studio, della campagna acquisti di gennaio. Io credo che il presidente Vigorito non abbia nessuna colpa. Sono i suoi collaboratori che non hanno saputo fare il mercato, hanno declinato parecchi giocatori, quello non va bene, quell'altro non va bene. Fare questo è molto semplice, ognuno si deve prendere le responsabilità. Se io voglio Antonio Martone nella mia banca e io sono il padrone della banca, tu Antonio Martone lo prendi, poi sei tu che devi gestire Antonio Martone. Ma posso intervenire sulle sue parole? Mi scusi, posso intervenire? Allora, secondo lei, no? Mettiamo Salvatore Di Somma, ma Di Somma non la interessa vincere il campionato, cioè se Di Somma in scienza e coscienza avesse ritenuto che l'innesto di questo, o Baroni avessero ritenuto che l'innesto di questo o quel giocatore potevano far fare salti quadri al Benevento, ma non l'avrebbero preso. Vabbè, secondo Angelo, lei lo sta dicendo, ma Angelo, cioè, quello sta dicendo che sono state valutazioni sbagliate. Io credo che si innescherebbero altre valutazioni se non è stato fatto timore di allargare o di rompere il giocato. Angelo, sto dicendo, ognuno si prende responsabilità. Aspettiamo però anche qualche altra giornata per dare poi un giudizio, perché può darsi che Floccari si fermi a Ferrara e magari faremo un altro discorso. Hanno preso Floccari, vabbè, con i secchi in mano si va. Noi stiamo ragionando sulle ipotesi. Io sto dicendo una cosa molto semplice, non sto dicendo prendere Floccari o prendere quello, però se il presidente ti dà carta bianca, guarda che non è facile trovare un presidente che ti dice comprate, fate questo e non fate questo, poi voi valutate, questo non va bene, Budimir rompe lo spogliatoio, Floccari non mi piace, quello del Bari così, non va bene. Io credo che chi è che ne capisce di calcio e chi è che fa quel mestiere deve sapere che ci serve qualche cosa, perché la coperta è corta, come è successo. Voi chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato. Noi tifosi siamo consapevoli che la colpa non è di Vigorito. Sono i collaboratori che non sono stati all'altezza di poter fare la campagna acquisti di gennaio. Il Benevento è quarto in campionato ancora. Sì. Attenzione, prima di dire che i collaboratori sta facendo non sono processo. Stati all'altezza. Ma mica gli sto dicendo, io sto dicendo la mia. Cioè il Benevento è quarto in campionato in Serie B. Quindi, prima di dire che non sono stati capaci di fare il mercato. Aspetta un attimo, però trovarsi a questo punto, in questo momento, viene il dubbio che se c'è qualcuno. Io credo che qualsiasi tifoso del Benevento avrebbe sottoscritto per stare a 10 punti di meno oggi. Antonio, questo
non si discute. Noi siamo contentissimi a Benevento. Di questo siamo contenti. Angelo, e poi dobbiamo parlare di aria fritta, parliamo di aria Angelo, fritta. Angelo, è ottimo. No, sì, sì, ci premesso che siamo contenti e siamo felici. Lui adesso sta facendo una disquisizione come noi la facciamo tutte le sere. Angelo, sai, voglio dirti anche la mia. Sai io cosa non condivido? Che poi è il tuo stesso pensiero, secondo me. Quando si arriva ad un certo livello, ci sta il quarto posto in classifica, c'è l'occasione di gennaio, io non tollero che si dica no, questo è forte, rompe gli equilibri. Non mi interessa. Non mi interessa. Se io posso aggiungere qualità, me la gioco e poi, come dice Annibale, è compito dei dirigenti di gestire. E io che sto dicendo? Quello sto dicendo. Il Benevento vince le prossime 5 partite. Ne siamo sicuri. Il Benevento ha fatto bene. Siamo sicuri che il Benevento verrà fuori. Però io faccio una considerazione. È un ragionamento che stiamo facendo così. Peppe, ma quello era un Benevento, quello che dice Angelo, che stava al secondo posto a due punti dalla vetta. Adesso, anche se aspettiamo aspetta, Peppe, non alzare la voce, io ho una voce debole, non grande di sopra. Allora, il Benevento adesso ha 10 punti dalla prima. Bravo. Il Verona aveva 10 punti di vantaggio sulla seconda. Vabbè, ma siamo a il Verona, volevo dire, ho detto il Verona aveva 10 punti di vantaggio sulla seconda. Il Verona oggi rischia con la corazzata, Verona. Dove stava la spalla? Bravo. Vabbè, comunque è bello parlare così. No, ma è chiaro, chiudiamo tutto e andiamo a casa. Moltissimo. Anzi, grazie Angelo che ci ha dato Angelo, degli spunti. Grazie. Grazie di cuore, Angelo. Dalla regia. Dopo tutto. Dalla regia salutiamo Angelo, ci propongono la classifica di un mese fa. Vediamola. Di gennaio a Orlando, se ci riesci. Guarda qui. A un punto dal primato, purtroppo questa di quant'è un mese fa? Ha fatto due punti, 18 febbraio, e non di meno sei ancora in zona playoff. Ma in zona serie diretta. Aspetta, la cosa più importante: 36, stavi a Orlando, che è un boicottaggio. Questo è 18 gennaio. Orlando, torna l'altra per piacere. Perfetto, bravo. Aspetta, Peppe, 18 febbraio. Siamo a più 10 rispetto alla nona, cioè significa playoff blindato. Attenzione, vai all'altra, scusami Orlando. Quella del 18 gennaio. Quella del 18 gennaio. Eccola qui. Signori, allora 36, no, insomma tutto sommato. Non è che infatti. Cioè il Bari sta sempre dietro, il Bari che ha speso l'ira di Dio e anche di più, insomma. 10 giocatori hanno quindi vabbè. Squadra. Comunque bel focus di un'oretta dedicato al Benevento. Devo dirvi, mi comunicano dalla regia, che i tifosi dell'Avellino scalpitano perché vogliono anche la loro parte. Arriviamo sull'Avellino dopo la pubblicità. Bel pareggio, bisognava battere il Novara. E lo dice uno che il pareggio ce l'ha proprio nel DNA. Esatto. Vabbè, allora, in questi casi se lo dice bene, in questi casi cosa avrebbe preferito, avrebbe anche rinunciato al pareggio. Al pareggio, guarda, ecco. Guarda, non è andata, peccato. Andiamo in pubblicità. Rieccoci nel nostro derby polivalente, molto di grande utilità sportiva, perché abbiamo parlato di ciclismo. Come sempre ce l'impone Silver. Ho visto che è un piacere. 5 minuti, sì, quando c'è Peppe lo fai sempre, perché è un tuo ottimo. È curioso, gli piace, abbiamo ricordato anche... Perroriamo la causa del Giro della Campania, sarebbe bello che magari nell'anno delle universiadi si potesse rilanciare questa corsa così gloriosa. E si arrivava all'Arenaccia. Che ricordo era sponsorizzato dal mattino. Certo. Tutti i grandi corridori. Per esempio, a proposito di eventi in Campania, un altro da rispolverare sarebbe anche la cronoscalata di Montevergine. Sicurezza, le macchine vanno troppo veloci. Peppe, anche i ragazzi in bicicletta oggi. Troppo veloci. Allora, messaggi che continuano ad arrivare. Io direi però prima di andare a rivedere che cosa è successo al Partenio Lombardi, questo pareggio in rimonta dell'Avellino sul Novara. Vediamo. Col Novara.
L'Avellino al Partenio contro il Novara per ritrovare il sorriso dopo due KO che gridano ancora vendetta contro Perugia e La Spezia, ma Novellino nel riscaldamento perde Moretti per un problema all'inguine ed è costretto a rivoluzionare la formazione. Il Novara allora sa di poterne approfittare e parte a razzo. Qui è la prima occasione che capita dopo un minuto e mezzo sui piedi di Federico Macheda, che però calcia sull'esterno della rete. È il Novara a fare la partita e dopo 10 minuti ne coglie i frutti, conclusione di Casarini dalla lunga distanza sporcata dalla schiena di Macheda che mette fuori causa Radunovic. 1-0 Novara. Qui Galabinov alza troppo il tiro della sua rovesciata dal cuore dell'area di rigore e qualche minuto più tardi ci prova dalla lunga distanza. Qui Radunovic è bravo in due tempi ad intercettare la conclusione. Altro pericolo dalle parti del portiere biancoverde, questa girata di Chiosa su cui Radunovic è bravo ad opporsi. Il primo squillo dell'Avellino arriva su questo calcio di punizione di Verde, da Costa e poi la difesa che si rifugia in corner. Giallo per Chiosa per questo gomito troppo largo ai danni di Ardemagni e così si chiude il primo tempo con il Novara meritatamente in vantaggio. Nella ripresa però Novellino cambia qualcosa, dentro Bidawi e Belloni e l'Avellino cambia volto. Prima di uscire Verde ha questa grande chance ma si allunga troppo il pallone nel controllo favorendo l'uscita di Da Costa. In rapida successione due cartellini gialli per Calderoni e Trost per questi due brutti falli, prima su Belloni e poi su Bidawi. Nei highlights di Infront non c'è l'episodio del gol annullato ad Ardemagni per presunta posizione di offside di Jim City, ma l'Avellino si rifà poco dopo perché Ross vede l'intervento falloso di Da Costa su Ardemagni. Sul dischetto va il bomber della DAB che firma il suo 10° sigillo in campionato. Nel finale Sansone, tanto inseguito nel mercato estivo dall'Avellino, potrebbe clamorosamente punire i lupi, ma fortunatamente scivola al momento di battere a rete a botta sicura verso Radunovic. Non succede nient'altro, finisce così, l'Avellino con il cuore rimonta il Novara, un punto prezioso in ottica salvezza. E cuore Matteo, no cuore Matteo, eh? Cuore Matteo, così come con incredibile tempismo mi suggeriscono dalla regia. Grande Ardemagni, eh? Devo dire che è esploso definitivamente, questo Avellino ha molto della sua faccia, della sua gestualità. E devo dire che parla anche da leader. E parla questo da leader, solita domanda, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto per questo pareggio? Beh, io credo che per come era maturato lo svantaggio e per come è stata lo svantaggio ovviamente anche inficiato da quel gap così, da quel fulmine a ciel sereno che è stato il mancato utilizzo di Moretti che si è fatto male durante il riscaldamento, fermo restando che mancavano anche Lasic e Paghera e quindi praticamente mancava mezzo centrocampo, con Moretti mancava mezzo centrocampo, quindi Novellino ha dovuto correre ai ripari e devo dire che sulla scorta di tutta, sulla sommatoria di queste problematiche. Scusami Annibale, gol regolare quello del Novara, vediamo un attimino il, ecco vedi, e al momento della conclusione c'è un difensore dell'Avellino che tiene ampiamente in gioco, è vero. Macheda. Diciamo che come diceva proprio lo stesso Ardemagni oggi, sì. E perciò dicevo parlava da leader, insomma sai, in genere un calciatore, soprattutto quando gli neghi un gol, che sia in fuorigioco o che non lo sia, ma comunque quando c'è il beneficio del dubbio è sempre un po' polemico, invece lui ha detto questo, ha detto smettiamola con gli alibi stupidi degli arbitri, perché le partite si vincono in campo, nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte. Questo per dire che cosa? Che comunque l'Avellino oggi veramente con quella rimonta e con un secondo tempo strepitoso, non dimentichiamo che abbiamo anche avuto due grandissime occasioni, oltre quella che con Verde che si è allungato il pallone e che abbiamo visto, ce n'è un'altra con D'Angelo, sì, che avrebbe potuto, quindi voglio dire, credo che sia un punto di platino, neanche d'oro, quello di oggi. Perfetto, siete d'accordo anche voi Antonio, Peppe, sulla valenza del sì, sulla prestazione? No, è un punto importante perché il Novara è una squadra molto scorbutica che non fa giocare,
una volta che è andato in vantaggio non viene quasi mai rimontata. Giocavano a 5 in difesa quando l'Avellino L'Avellino ha dimostrato di avere un grandissimo carattere e un grande cuore, perché c'erano tutte le premesse per, diciamo, perché le cose andassero male, quel gol preso in quel modo fortuito, le assenze al centrocampo. Invece la squadra... Attenta a come parli, perché altrimenti potresti essere... Esatto, sì, infatti, potresti essere tacciato. Bravo, di anti-avellinità. No, no, io cerco di essere obiettivo, faccio questo lavoro da tanti anni, anzi, a tal proposito, mi hanno riferito, non sto sui social network, mi hanno riferito di tifosi avellinesi infuriati, perché in questa trasmissione avrei detto se, quando sarà il processo sportivo, l'Avellino avrà 7 punti di penalizzazione, io sarò felicissimo, questo e quell'altro. Mai successo. Ci sono, mai successo. Mi ringrazio, ci sono registrazioni d'altro. Questo non è un mio modo di fare giornalismo. Chi mi conosce sa che io non faccio giornalismo in questo modo. No, quindi mi dispiace che corrono queste voci, mi dispiace soprattutto per il buon nome della trasmissione, perché questa è una trasmissione che è cresciuta moltissimo in questi mesi, probabilmente grazie alla splendida formazione e soprattutto al bravissimo conduttore. E anche alle disponibilità e anche, diciamo, a quello che è stata la lungimiranza del nostro editore. Però ecco, dite che casomai Martone è antipatico, Iannicelli è troppo bello, diciamo che è un figo, però mio, non mi mettete in bocca queste cose, lungi da me. Qualcuno che dice che Iannicelli è bello, insomma, potresti anche trovarlo. Sono tempi nei quali c'è molta confusione da questo punto di vista. Andiamo, io invece no. Sì. Io non riesco a essere così soddisfatto invece. Oh, attenzione, è chiaro, perché come si era messa la squadra ha dimostrato testa, ha dimostrato voglia di rimanere aggrappato al risultato, eccetera. Secondo me la partita non è stata preparata nel modo migliore nelle scelte da Novellino, tant'è vero, e tu lo dicevi, che quando l'ha corretta poi con i cambi opportuni abbiamo visto un'altra gara, abbiamo visto un Avellino che avrebbero sicuramente meritato la vittoria. Ma lui ha dovuto subito mettere la cosiddetta pezza a colori quando si è fatto male Moretti. Io ho incontrato un calciatore dell'Avellino mentre salivo in... Posso dirti, però, io ho avuto l'impressione nel primo tempo che l'Avellino non girasse, quando una macchina non carbura, come se insomma non riuscissero a trovare il filo della partita. Fatti i cambi che tu già prima acutamente hai ricordato, secondo me la squadra è andata in scioltezza, il Novara è calato. Se l'Avellino avesse vinto la gara ai punti, certo, non ci sarebbe stato nulla da dire. Ah, no, assolutamente così. Andiamo al telefono, c'è un amico. Quindi partiamo da questo secondo tempo per un rilancio dell'Avellino che ci sarà. Chiaro. Pronto? Pronto, buonasera, sono Antonio. Ciao Antonio, benvenuto, prego. Di posizione dell'Avellino, ovviamente. Sì. Non so se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, però forse è meglio vederlo mezzo pieno. Cioè, basta che la squadra deve capire la squadra che potevamo tranquillamente anche perderla questa partita, in quanto siamo stati anche un po' sfortunati con i fuorigiochi chiamati, come si suol dire, alla San Frason, eccetera eccetera. Il gol non dato, che era regolare, però non fa niente, andiamo avanti così, abbiamo avuto tanti torti arbitrali, sicuramente non ci fermiamo a questo. E un'informazione, una domanda: quanti spettatori c'erano al Partenio? Intorno ai 6.500-7, penso. C'era la curva straviera, un bel colpo d'occhio. 7.000 persone, va? Sì. Grazie. Prego. Ciao Antonio. Al servizio del tifoso, mai come in questa occasione siamo. Marco Festa ha realizzato, ha incrociato il presidente Taccone a margine di un bel incontro tra le due squadre under 13 di Avellino e Novara. Finalmente, parliamo spesso e volentieri di cose che non ci piacciono. Questa invece è stata un'iniziativa lodevole, l'incontro tra le due rappresentative, le due squadre dei giovanissimi. Anche perché c'è un antefatto l'anno scorso a Novara. Quindi c'è stato l'applauso dei... La scuola calcio Gigi Molino. Esattamente. E Polisportiva San Giacomo. Esatto. Vabbè. E comunque, ascoltiamo il presidente Taccone. Ci sono stati cori da parte della delegazione dell'Avellino, tutti stretti attorno ai ragazzi. Prima il coro dei tifosi dedicato ai ragazzi e poi il presidente Taccone al microfono di Marco Festa. Voi siete il nostro futuro!
Queste sono delle famose iniziative che fanno bene a tutto lo sport, fanno bene non solo al calcio ma a tutto lo sport. Vedere questi ragazzini che corrono come indemoniati sul campo è un viatico interessante per il futuro dell'Avellino e naturalmente anche del Novara, perché sono due belle squadre messe in campo con grande qualità. Il mister Molino ha messo un 4-3-3 aggressivo e i ragazzi stanno rispondendo da par loro, stanno giocando veramente molto bene. Ci sono delle individualità interessanti che sto guardando, veramente sono ragazzi che possono aspirare al futuro sicuramente con un certo ottimismo. Bravo Molino, bravo Lavellino, bravo quella scuola calcio e naturalmente bravi tutti quelli che partecipano a questa manifestazione. È sempre difeso a spada tratta i tifosi dell'Avellino, i suoi tifosi. Questa è la dimostrazione, riguardo anche ai recenti accadimenti che non hanno nulla a che vedere col calcio, che questa è la vera pasta di cui sono fatti i tifosi biancoverdi. Ma non c'è dubbio, sono tifosi, ma dire eccezionale è troppo poco, insomma. Cioè, ho saputo quello che hanno fatto con gli inviti rivolti a questi ragazzi, ai dirigenti, hanno fatto una cosa veramente encomiabile. La cosa strana è che non sono venuti da me neanche per avere un supporto, avere qualche cosa, e quindi questo li premia ancora di più. È chiaro che noi siamo a disposizione per loro, per dargli l'aiuto per queste manifestazioni sicuramente, che hanno nulla a che fare col campionato, ma che mettono in evidenza sempre il valore dello sport all'Avellino, il valore dei tifosi dell'Avellino, il valore, se permettete, anche dei dirigenti dell'Avellino, che vogliono essere presenti e vogliono dare una mano per manifestazioni di questo tipo. Abbiamo intervistato anche il drago Gigi Molino, tecnico di questi ragazzi. Il che viene in tribuna anche, quindi insomma, il bidone si vede? Come no, sì. Era spesso. Ah, quindi la coppia della promozione famosa dell'Avellino di Casillo si è ricostituita in tribuna. Oggi c'è stato anche il giro di campo con tanto di applausi. Vabbè, belle iniziative. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Ci devi ascoltare dal telefono e non dal televisore, facci sta cortesia. Sì, allora. Vai. Come ti chiami? Lucio, della provincia di Taranto. Bene Lucio, vai. Volevo fare una... Lucio, della provincia, sì. Della provincia di Taranto. Sì. Allora, volevo fare un'analisi. Allora, l'anno scorso... Lucio, fai una cosa, spegni il televisore, poi dopo lo riaccendi dopo il tuo intervento telefonico. Sì. Volevo fare un'analisi. Sì. In pratica, noi abbiamo fatto dei grossi acquisti al centrocampo, no? Secondo me abbiamo molto rimborsato il centrocampo, però abbiamo comprato dei giocatori che sono tutti quanti uguali. Il problema qual è? È che ancora se io dovessi mettere una squadra in mezzo al campo, prima cosa di giocare a intermittenza due di questi giocatori, uno il primo tempo e l'altro il secondo tempo, visto che vanno in carenza di copertura. Poi un'altra cosa ancora. Lucio, scusami, aspetta Lucio, è colpa mia, io non ho capito se parli per l'Avellino o per il Benevento. Per il Benevento. Ok, grazie, scusami. Vai. Allora, questa è una domanda che chiedo a Bartone e a Nicelli. Sì. Allora, signor Bartone, allora, mi dica, perché io se devo mettere la squadra in mezzo al campo, io metterei a Cissé a destra, a sinistra metterei a Ciciretti, al centro metterei a De Falco e davanti Ceravo. Con due centrocampisti che si potrebbero alternare tranquillamente perché sono tutti e quattro uguali. E con Viola e Tegoli. Con il fatto di De Pinto e Cisba, quindi diciamo fare un tempo con due di questi e un altro tempo con altri due. Ho capito. Quindi dovrà vedere il centrocampo sempre coperto, perché il problema di Baroni secondo me è il fatto dei campi, che non riesce, li fa sempre gli ultimi 10 minuti. Poi, perché c'è pure un altro motivo ancora, Cissé quando si deve girare a sinistra non si riesce a girare subito perché è destro. Ciciretti ha un dispendio di energie non indifferente sulla fascia destra perché si deve sempre girare dall'altro lato, e questo qua fa in modo che noi purtroppo
hanno un dispendio di energie superiore agli altri. Allora, quello che dico io, la squadra dovrebbe giocare in questo modo qua. Alternarsi a centrocampo, perché abbiamo quattro centrocampisti uguali con quelli che abbiamo comprato. E poi mettere se a destra Ceravolo al centro, a sinistra Ciciretti che sta a terra, con De Falco al centro. Lucio, grazie, ti devo lasciare. Con Falco al centro. Sì, ti devo salutare, così ti rispondiamo e andiamo avanti. Il tuo trattato. Diciamo delle alternative rispetto a quello che sta facendo adesso Baruni. Insomma, è un'idea. Qualche esperimento lo sta facendo Baruni. Sì, quindi, sì, insomma, interessante. Un'idea tattica. Argomento molto interessante. Vogliamo, che ne dite, tornare all'Avellino anche per ascoltare le dichiarazioni del tecnico novellino e di Ardemagni. Vediamo come hanno valutato questo pareggio. Non era facile questa partita, perché inizialmente abbiamo perso Moretti, avevamo un centrocampista che ci dava quella geometria, eravamo un po' farsonati i primi 20 minuti, ma poi la squadra si è rimessa a posto, ha preso fiducia perché faceva le giocate. Io credo che il secondo tempo è stato grandissimo da parte dell'Avellino, peccato che meritavamo qualcosa in più sotto l'aspetto anche delle giocate, però è un pareggio importante contro una squadra importante e questo ci dà fiducia di poter andare avanti a lavorare con più serenità. La squadra si vedeva che non riusciva a capire niente, poi ho ricorretta un attimino, Daniele l'ho messo dietro la punta, ho spostato Castaldo esterno, grazie per il sacrificio che sta facendo, però l'abbiamo risistemata la squadra. Poi al secondo tempo credo che non abbiamo fatto il 4-4-2 che piace a me. Bedaoui è stato importantissimo nel saltare l'uomo, il Belloni quando è entrato è stato bene, Omenga Iden, la fase difensiva ha concesso quell'infortunio di Sansone, meno male che sia scivolato, però un po' di fortuna ci vuole anche a noi. Sono convinto che siamo su una buona strada per la salvezza. Così Novellino, riusciamo ad ascoltare anche Ardemagni? Bene. Contento del gol, poi ripeto, abbiamo avuto una grande reazione contro una squadra importante, ma come anche la Spezia forse dobbiamo migliorare nei primi minuti e cercare di partire forte come hanno fatto loro. Poi il gol è stato un po' fortunoso, anche una deviazione è andata in gol, però ci siamo, l'atteggiamento quello giusto, ora testa a Terni. Dobbiamo essere più forti degli episodi, sicuramente non ci mettiamo a dire colpa degli episodi, dobbiamo fare il mia colpa di come siamo partiti, poi è normale che gli episodi contano, ma non stiamo qua sempre ad attaccarci a questo, tanto se ci vogliono penalizzare poi noi siamo più forti di tutto e credo che la salvezza la raggiungeremo il prima possibile. Così Ardemagni, avete visto, con il labbro gonfio perché gli è stata rifilata una gomitata, e Marco gli ha detto, Marco Festa somigli a Inzaghi, e lui ha detto ma più alla Marini. Ha risposto, ragazzi, che è molto simpatico. Molto l'immagine della regia, certamente mentre parlo la riproporrà, del gol, segna il calcio di rigore e poi fa segno tutti a centrocampo. Bello. Dai che la vinciamo questa partita. Cioè, un Ardemagni da leader, quello è da leader. Bravissima la regia, uno dei problemi della falsa partenza dell'Avellino di quest'anno, sì. Perché di falsa partenza possiamo sicuramente parlare, è che non c'era quell'Ardemagni che era lecito a zero. Adesso ha ripreso l'infortunio a Castaldo, però oggi secondo me ha giocato una partita, sì, ma Ardemagni si è mangiato anche nella prima parte del campionato dei gol, sì, che uno come lui di solito mette dentro, però, ecco, sai, fa piacere di vederlo ritrovato a questi livelli. Sin dalle prime apparizioni al Partenio questa ricerca costante del ragazzo di un contatto con la curva, guardava, ha bisogno di sentire la fiducia, ora lui è il vero simbolo della squadra in campo, e Trade Union con gli spalti che erano gremiti, almeno nel settore dedicato alla parte oltranzista del tipo bianco-verde. Detto questo, ho ascoltato anche Ardemagni, andiamo a vedere, abbiamo rivisto intanto anche la gomitata che gli è stata rifilata, però tutto a posto per Ardemagni. Problemi invece per Moretti, che si è praticamente affaticato all'adduttore un minuto prima del discendere in campo. Esatto, quindi Novellino è rimasto spiazzato, come si suol dire, e ha dovuto ridisegnare praticamente tutta la squadra. Vediamo un attimo anche la pagella. La squadra. Sì, la valutazione di questa prova casalinga dei Lupi.
che arriva, ecco qui. Allora, 6,5 per Novellino, c'è l'insufficienza per Gonzales nel reparto arretrato, 4,5 a Verde, 5,5 a Castaldo. Quindi non ha, Marco non ha visto la tua stessa partita. No, non lo so, il calcio è... Come, è bello per questo, è bello, no? Per, come un quadro. Sì. Lo vedi in modo diverso da come ti poni, insomma, e anche da quello che vedi e da quello che senti. Ma sono da quelle settimane che festa, è severissimo. Veramente. Un professore. Bacchetta, gli fa la festa! Bacchetta tutti. Per esempio, io vedo un 5,5 alla Verona e non gliel'ha premesso neanche 4 oggi, per quanto mi riguarda. A chi? Vedi. Alla Verone. Alla Verone. Che però con la Verone un po' ce l'hai. No, perché... assolutamente. O quando capito io di forse quando, assolutamente no, perché no. Gioca con l'anima, gioca col cuore. Ma voglio dire, però, insomma, vabbè. Però Bidawi ha cambiato la partita, 6,5. Belloni quando gli ha messo? Belloni 6. Gli avrei messo lo stesso voto. Anche per ammissione e per riconoscimento di Novellino. Perché Festa accetta le raccomandazioni, secondo me. Ma che ci dire? Organizza un manipolo di amici che ti aspettano sotto la testa. È lui che fa la festa agli altri. Ecco, non è... Io in verità, scherzo, con Novellino c'ho un po' un dubbio. Io fra il 5, posso mettere fra il 5,5 e il 6, perché non mi è piaciuto come è partito l'Avellino, e quando una squadra parte male, secondo me, con tutte le attenuanti. Ma lui aveva pensato a un'altra lo so, partita, amico mio, però la squadra... Cioè, con un Moretti a centrocampo avremmo visto altri però, 20 minuti iniziali. Ardemagni ha detto, non cerchiamo scuse. Dobbiamo fare il mea culpa più precisamente, rectius si direbbe in latino, e secondo me, però sei, dai, facciamo 6 pure 9. Sì, dai, sei, comunque, vabbè, addirittura sei, meno di 6 hanno, Novellino, anzi, io un mezzo voto in più ancora glielo metterei. Ma Omeonga, vogliamo spendere una parola anche per valutare questo senso? Devo dire, ecco, su questo mi trova perfettamente d'accordo Marco Fest, perché è stato quello che ha vivacizzato tutta quanta la partita, anche quando l'Avellino ha disputato i primi 20 minuti iniziali pessimi, era l'unico che si muoveva, spaziava su tutti i versanti, suggeriva gioco, qualche volta ha provato anche la conclusione. Insomma, è un motorino, è un peperino che fa bene a questo Avellino. Giustamente io lo metterei molto più spesso, ma ovviamente siccome si gioca in 11, caro Antonio e caro Peppe, l'allenatore fa delle scelte. E oggi è stato coraggiosissimo. Nessuno avrebbe messo, forse neanche io, perché sembra purtroppo essere ancora un oggetto stranissimo, anche se Novellino ha detto no, io lo vedo in settimana, ha avuto delle problematiche all'inizio, ora si sta riprendendo. Parlo ancora di Bidawi, che secondo me è un calciatore sul quale puntare, e non dimentichiamo che stiamo aspettando, sicuramente lo porterà in panchina a Terni e poi potrebbe essere della partita sicuramente a quella importante in casa con la SPAL, e mi riferisco a Gavazzi. Mancano poco più di 3 minuti alla fine del tempo regolamentare a San Siro. Milan in vantaggio 1-0 sul Genoa, partita... Credo che Mandorlini preziosi non è Zambarini, ma secondo me un'idea, un ritorno perlomeno, io parlo a Juric, io francamente, ma devo dire che era difficile farci, cioè sì, continuare a far bene anche per Juric dopo, sì, che ti ha praticamente svuotato la squadra. Ha smantellato la squadra, poi ha perso anche Perin, dai, completamente, sì, quindi molto molto una difficile. Una decisione ridicola in un campionato ridicolo. Assolutamente. Perché questo è un campionato di Serie A, no, che non ha nessuna ragione d'essere in questo format, no, e con, esatto, cioè tutte le squadre già retrocesse, onestamente non mi pare una cosa seria, ecco, no, non, è chiaro, perché io voglio vedere se Preziosi avesse avuto la mordacchia del pericolo retrocessione, se faceva quelle operazioni lui, esatto, e tutti gli altri che hanno venduto allegramente a gennaio, insomma, sì, so cose che onestamente, insomma, sì, sono intollerabili, ma Preziosi ha detto il Trapani è morto, invece il Trapani è vivo, salvo, e lotta insieme a noi, detto, sta lì lo Spezia, sono quelle tre là dietro che non vincono una partita manco con la raccomandazione. Il Trapani aveva 15 punti credo dalla zona salvezza, adesso lì chi sarà? A me intriga intriga, poi insomma lascio intendere e tradurre. Ecco le immagini intanto di Trapani Bari di oggi 4-0. Sì. Ma gli hanno dato una paga al Bari, mamma l'intrigo, mia! L'intrigo a proposito di una dichiarazione ufficiale di Preziosi, sicuramente figlia di uno sfogo e della delusione. Salvo, ma è già salvo, il Genova e poi lascio.
chissà che cosa potrebbe. L'ha detto. La cosa spettacolare è la voce dello speaker del provinciale di Trapani. Sentite, anche un bambino, forse è un bambino. È una ragazza bellissima, una ragazza. Mi comunicano. E se me lo dice Marco Festa, io ho l'obbligo di fidarmi. Un esperto. Che voto gli dà? Visto che voto è dimmi un po' che voto dà. Che voto dà? Perché Marco è uno. Questo ragazzo è bravo, eh? 8 e mezzo. 8 e mezzo. Allora, ragazzi, significa che noi abbiamo 8 Chanel, 8 e mezzo. 8 Chanel. Anche uno di più, mezzo voto di più. Immagino adesso, Marco! Sai quelle che ti ricordo, un vago ricordo, insomma, di qualche selfie. Devo dire che discepolo proprio non ci abbiamo sente. Fatto qualche trasferta a Trapani per lavoro. Trapani è un posto meraviglioso, ma poi di un'ospitalità mi hai ricordato bellissimo, una cosa bellissimo. Oggi gliel'avrei ricordato a Boscaglio, ma mi è sfuggito. Andai a fare una trasferta a seguire l'Avellino. Arrivai proprio prestissimo, mi feci un giro perché andai con la macchina, presi la macchina a Salerno, il traghetto. Insomma, perché già la macchina vicina allo stadio, avevo lo stesso problema al ritorno di prendere il traghetto perché la partita finiva tardi, e chiesi ad un signore molto gentile, dico scusi ma sono arrivati gli accrediti, lui mi disse no guardi, però le faccio vedere lo stadio che io già conoscevo, lo stavano... Il provinciale. Lo stavano diciamo recuperando, restaurando, e stavano facendo il restyling. Comunque alla fine gli chiesi anche se ci fosse un ristorante vicino allo stadio, e lui mi disse ma guardi se per lei non è un problema possiamo andare a colazione insieme. Era lui e il figlio. Dissi benissimo. Andammo al centro di Trapani in una casina stile Liberty molto bella, entrammo dentro e ci sedemmo a tavola con i calciatori del Trapani, perché il signore era un dirigente del Trapani, e io pranzai con Boscaglia, con incredibile. Sì sì, grande disponibilità. Succede, davvero. È vero, belle cose. Questo è Coronado, è uno di quelli che la porta la vede. Velocissimo. Sarà una brutta gatta da pelare, insomma. Come è una squadra anche molto fisica. Poi viaggiano sull'entusiasmo, insomma. Sì, sì. Ci vorrà una gara di testa, di cuore, di coraggio, di gamba. Poi, il Benevento dovrà dare il meglio di sé. Dovrà stregare il match. Il Trapani. Dovrà farlo. Va bene, ci fermiamo di rientro. Avremo da presentare la trasferta della Salernitana sul campo ostico della Virtus Entella, e poi proiettarci anche all'analisi del prossimo turno, quello che si giocherà regolarmente solo in Italia, in Serie B, perché faranno sosta sia la Championship inglese che la Serie B francese, quindi si giocherà solo in... Anche la Liga Adelante, esatto. In Spagna. Anche essendoci la sosta di Serie A, è anche logico che insomma il weekend sia occupato dalla Serie B, è un modo pure per fare una vetrina promozionale. Giusto, della Noi caletteria. Ci saremo, questo ci serve, ecco, per ribadire che derby ci sarà anche sabato prossimo. Pubblicità. Seguiremo in diretta il Benevento, sì. Perché si gioca a Benevento Trapani. Bene. Eccoci, rush finale di derby, ha vinto il Milan, ha vinto di misura 1-0 su un buon Genoa, comunque, volitivo, che ci ha provato fino alla fine a rimettere a posto le cose. Non è apparso in crisi. No, non è apparso in crisi, però vince e con merito. A proposito di Serie A, sì. Una curiosità, da tempo, sai, a me piace fare esternazioni pubbliche, anzi proprio a conferma di quello che è il mio carattere. Sono curioso di vedere, domenico ho ammirato, ho visto Napoli-Crotone, ho ammirato quegli spalti strapieni, 50.000 spettatori circa per Napoli-Crotone. Se De Laurentiis continua ancora a sostenere, per non parlare dello spettacolo di Napoli-Real Madrid, che a Napoli deve costruire lo stadio da 20.000, è una vergogna, è un assurdo. È passato ora in secondo ordine. È una provocazione. Ah, voglio dire, è una cosa... Sarebbe da folli. Anche, da pure esercitazione di masochismo. No, anche sai, Napoli-Crotone, a vedere... Dice, questi hanno il presidente che vuole fare lo stadio da 20.000. Cioè, dico, da 20.000 no, ma io uno stadio più di 40.000 non credo che risponda più alle esigenze di una moderna fruizione calcistica. Napoli no, secondo me. No, non farti ingannare dalla partita storica col Real. Io credo che oggi chi paga un biglietto importante per andare in uno stadio a fronte di un'offerta televisiva enorme ha diritto a vedere la partita in condizioni di comodità e di moderna fruizione. Abbiamo stati scandalosi, questo lo stadium da questo punto di vista credo sia il parametro. Però parlare a Napoli di fare uno stadio a 20.000 invitare fare 400 euro a biglietto, cioè, ma stiamo parlando, permettimi però, io la Teppaglia
la gente che viene a dar fastidio, quelli che fanno casino, non sto parlando di Napoli, sto dicendo in generale, preferisco tenerli a casa e farmi pagare un biglietto importante da chi vuole pagare un biglietto importante e stare in un impianto comodo e adeguato. Però insomma, diciamo, equiparati, dico economicamente, non a livello di civiltà, alla Teppaglia, c'è anche gente che vuole andare a vedere la partita. E in Premier, perché la Premier oggi è il campionato più appetibile del mondo? Perché ci sono le misure. Perché hanno avuto il coraggio con la Thatcher, dopo la tragedia dell'Eisen, di fare piazza pulita. Ma questo non c'è con fare il caro prezzi da 400 euro a biglietti. Ma voi vedete un incidente in uno stadio inglese? Cioè, vedete, vedete questa tirannia di alcuni club del tifo organizzato che pretendono di dettare leggi su posti e biglietti. Questa indagine aperta, questo filone, è inquietante. Perché se il principale club italiano è già sospettato di avere simili relazioni con la malavita organizzata, io credo che ci sia da riflettere seriamente su come non sia il caso forse di azzerare tutto e di rendere gli stati finalmente un luogo civile e sicuro. Io non lo dico da juventino, perché quello che sto dicendo adesso, nel senso che probabilmente la Juve continua a dare fastidio e quindi se l'inchiesta c'è, evidentemente ci sono dei dati. Però poi non parliamo di Torino di Torino e non parliamo di Napoli. E io questo sto dicendo. Io ho detto il principale club italiano per risultati, per organizzazioni, per vittorie, non dovrebbe essere neanche sospettato. Cioè, la moglie di Cesare, si dice, non deve essere neanche sospettata di adulterio. Purtroppo il calcio italiano fa i conti anche con certe realtà che nulla hanno a che fare con il tifo, ma che afferiscono ad altri interessi. Condivido in pieno, però secondo me non attinente al discorso che vuol fare De Laurentiis di fare uno stadio da 20.000 con 400 euro. Capisci che è una provocazione, che però vi sia una selezione, voglio dire, per cui chi vuole godersi l'esperienza stadio in un certo modo anche il poveretto, c'è anche il poveretto che è una persona per bene, non è giusto che non mandarsi a vedere la partita, che è l'unica passione che casomai è il calcio. Ci sono tante formule, poi voglio dire. Devo interrompere perché innanzitutto ho da darvi la notizia della vittoria della Sidi Cassavellino 77-65 contro il Banco di Sardegna a Sassari, domani alle 18 differita su 8 Channel TV esclusivista ovviamente della Scandone. Mi piace Avellino, ho visto l'overtime con Reggio Emilia. Grande. Solo che sulle rimesse, insomma, li vedo un andiamo a quel livello, un 5 secondi non l'ho mai visto a quel livello. Insomma, andiamo al telefono perché abbiamo un amico molto molto paziente che ci ha aspettato. Ha aspettato anche la pubblicità. Pronto? Buonasera. Ciao. Salve. Ciao. Sono Domenico da Festum. Caro Domenico, benvenuto, ciao. Ciao Domenico. Buonasera, un saluto comunicativo a tutti. Ovviamente sono tifoso alla Salernitana, come ben sapete. Presentiamo insieme questo Virtus Entella Salernitana? Io penso che domani sia una partita molto importante, soprattutto per muovere la classifica, perché come si è visto anche oggi con la vittoria del Capari contro il Bari, non c'è la classica squadra. Sì, lunedì ovviamente tipo come il Como e via dicendo. Quindi è importante mantenere sempre quel distacco dalla zona calda. Però io volevo fare una battuta, perché per il momento sono preoccupato per un'altra cosa. Siccome in settimana ho le votazioni per il condominio, ho paura che si cambi di Lotito come amministratore, quindi sono un po' bellissimo per questa cosa. Poi volevo esprimere un pensiero su un discorso fatto prima, se mi permettete. Certo. Io sono totalmente d'accordo con Silver quando parla di valore aggiunto, perché l'anno scorso, per fare un esempio, c'è il Crotone che, come si è reso conto di poter fare qualcosa di straordinario, ha preso un calciatore come Raffaele Palladino, che l'ha messo in un contesto di calciatori di Serie B e Serie C, e ovviamente ha fatto la differenza. Poi, per quanto riguarda il Benevento, ho sentito un po' anche i discorsi di prima, è giusto, il Benevento è volato per un periodo, ha sognato il primo posto, ma mai come ora è importante che ci sia quella forza, perché la cosa più importante adesso è fare o il terzo o il quarto posto, ma non tanto per la partita in casa, la seconda partita in casa, ma perché dopo 42 partite di Serie B, che sono tantissime, chi fa il terzo o il quarto posto ha 10-12 giorni di tempo per mettere benzina nelle gambe, perché hanno da aspettare le altre partite che devono giocare. Quindi io, i processi, quello che si farà l'anno prossimo, che cosa succede,
gli errori di Baroni o meno, li lascerei magari a fine campionato e consiglierei agli amici di Benevento di concentrarsi ancora sul campionato che è nel vivo. Sono sì, d'accordo con te. Complimenti, Domenico. Assolutamente. Ragazzi, ma sei. Saluto, no, aspetta, Domenico, sei veramente in ansia per Lotito, per le intenzioni eventuali di Lotito? No, vabbè, stasera non c'è neanche Grillo, e quindi non mi diverto. Da un anno prima Lotito è lanciatissimo. Stop. Cambierai palazzo? Cambi palazzo? Ti vendi l'appartamento, Domenico? Come? Ti venderai l'appartamento? No, sono preoccupato, ma io se fossi in Silva mi preoccuperei anche del suo posto, quindi con Lotito, che poi adesso dopo aver visto Berlusconi ordinare la lanciata al McDonald's, Lotito dormire nei bar, ci manca solo che vediamo Moratti dalle cinesi a farsi massaggio orientale, siamo completi. Domenico, grazie, continua a seguirci, grazie per l'attenzione. Un abbraccio. Ciao, grazie. È anche ironico. Molto, intelligente. Alla presidenza della Lega di B è il corollario dell'accordo che ha portato Tavecchio alla rielezione alla FIGC. Scusate, è l'asse di potere che si è delineato. Insomma, un po' di politica la facciamo, quindi voglio dire, è chiaro che era ovvio che fosse lui il dirigente preposto a questo tipo di ruolo. E che c'entra lui con la Serie B non lo capiamo, visto che ufficialmente non è presidente della Lazio, no, stavo facendo una considerazione a voce alta. Della Salernità, Napoli-Vini. Della Salernità. Due messaggi che voglio leggere. Antonio da Castel San Giorgio Biancoverde, oggi un grande Omeonga, non mi è dispiaciuto neanche Bidaui come è entrato in partita, vorrei una risposta agli ospiti in studio, in realtà ne abbiamo già parlato. Il gol di Ardemagni era regolare? Sempre forza Lupi o no? Mi pare di no, a quanto ci hanno riferito. Purtroppo non possiamo riproporvi quelle immagini perché in fronte non ci ha dotato di quelle immagini. Vergogna, Castaldo soffre l'attesa della sentenza calcio scommesse che lo vede implicato per la presunta omessa denuncia. Complimenti per la trasmissione, Carmine da Nocera Superiore. Abbiamo parlato anche di una buona prestazione di Castaldo. Ottima. Comunque questa vicenda è allucinante. L'Avellino si ritrova in un girone dantesco, infernale, senza nessuna congruità temporale con i fatti presunti, onestamente non lo so se questa si possa considerare giustizia sportiva. Parliamo di cose se sia giustizia. Sono cose che dovrebbero, secondo me, tombalmente chiudersi con la stagione. Finisce la stagione. Poi se ci sono profili penali, civili, quello è un altro discorso, ma dal punto di vista sportivo secondo me ci deve essere una chiusura tombale e certa delle cose, altrimenti ti trovi a pagare un dazio per colpe che non ti sono proprio ascrivibili, insomma. Di nuovo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera e forza Campania. Carissimo. Sono Pietro. Ciao Pietro, ciao, benvenuto. Buonasera ad Antonio. Ciao Pietro. Buonasera. A Peppe e ad Annibale. Ciao. Oggi sono stato allo stadio, ho visto la partita, ho visto un buon Avellino nel secondo tempo, però una cosa mi lascia un poco perplesso: come mai l'Avellino di Novellino, al di là di tutto quello che ha fatto Novellino, e ripeto, grande Novellino, penso che l'Avellino di Novellino regali sempre i primi 20-30 minuti di gioco, li regala. Cioè, io ho visto una squadra costretta alla difensiva, chiusa dietro, per la prima mezz'ora. Poi nel secondo tempo ho visto un totale cambiamento. Avellino che aggredisce, questo non mi riesco voglio dirti una cosa. Io lo facevo presente anche a Novellino oggi, però ovviamente lui giustamente ha un po' tergiversato nel pre-partita, e non è la prima volta. Novellino ha detto: io vorrei vedere questa squadra che comunque insomma gioca il calcio che voglio e tutto il resto, però crederci un po' di più. Quindi probabilmente, al di là di quello che è l'assetto tecnico e tattico e quindi l'impostazione della squadra, bisogna soprattutto crederci. E ora, ecco, senza trovare scuse o alibi di sorta, che non sono gli arbitri ma che sono la famosa spada di Damocle
dei potenziali punti di penalizzazione, la storia di Castaldo e quant'altro, credo che insomma la squadra avverta un po' questo disagio iniziale che poi col trascorrere dei minuti e con la famosa strigliata da parte di Novellino tra il primo e il secondo tempo e con la coscienza e con la voglia, insomma, diciamo la rabbia, anche la cattiveria agonistica che gioco forza emerge e deve riemergere, l'Avellino poi ricomincia a giocare da Avellino. Comunque è verissimo quello che dici tu. Pietro, ti chiedo di concludere, per cortesia, sì, perché lo so, che sono in zona Cesarini, volevo concludere solo con questo fatto, sempre riguardante alla Campania, all'amico Antonio Martone. Antonio, a me dispiace moltissimo per il Benevento, io spero che riesca ad acciuffare i playoff, perché li merita per tutti i gironi d'andata che ha fatto, però non lo so, tu che sei da vicino, c'è qualcosa che non va nello spogliatoio, perché una squadra che ha letteralmente dominato il girone d'andata, io la vedo proprio senza risultati, è più di un mese che non fa risultato pieno. Infatti, grazie Pietro, ti salutiamo. Ciao, Pietro. Ciao, buonasera. Ciao, da un mese che non vince, è stanchezza e anche episodi, come abbiamo detto abbondantemente nella prima parte della trasmissione. Giustamente dobbiamo chiudere perché Peppe lasciamo. Giustamente una cosa, guardate che la notizia di adesso, a proposito dell'argomento che abbiamo toccato, Agnelli è stato deferito alla Procura federale. Sì, certo. È arrivato il deferimento. Esatto, ha fatto una conferenza stampa in cui ribadisce la sua totale estraneità ai fatti contestati. Peppe, che Salernitana c'è da attendersi lunedì sera? Beh, c'è da attendersi una Salernitana che dia continuità e dia finalmente la sensazione di aver trovato gli equilibri. Questa squadra ha sempre dato l'impressione, poi quando era il momento di spiccare il volo, di fare il salto di qualità, del vorrei ma non posso, dell'acino di sale che serve per la minestra, del famoso chiodo che perse la cavalcatura per il cavaliere errante. Ecco, la nuova stagione. Io non conoscevo la grafica e siamo in totale sintonia con quella che è la lettura che ci dà il coordinamento. Insomma, potrebbe essere l'inizio di una nuova stagione, perché non dimentichiamo il progetto lotitesco o lotitiano di avvicinare la squadra più ai playoff che ai playout è sempre dei convincimenti del massimo dirigente Granata, dico dirigente così non sappiamo bene, insomma, bravo, poi bravo. Esatto, dico dirigente. Ottimo. Cogliendo l'assist di Martone è sempre nei suoi intenti, però è chiaro che adesso ci vogliono le prove del campo, perché adesso comincia il rush finale, cominciano quelle partite che soprattutto poi nel mese di aprile decideranno in effetti i giochi della stagione, e la Salernitana deve rispondere presente a questo appello. Io dico che sono molto curioso di vederla, insomma. Cioè, questa è un'entella che quatta sta facendo, tra l'altro la Salernitana rincontra Roberto Breda, tra l'altro per i punti che ha in classifica, e considerando che il turno successivo giocherà con Cesena, posso dire che l'entella ha la posizione che secondo Tito forse immaginava per la Salernitana. Devo rettificare quanto detto poco fa in maniera errata: il gol annullato all'Avellino era in posizione regolare, quindi era un gol quello di regolare, sì, quello di Ardevagni, che non ci ha fatto vedere Infront, quindi mi sono espresso male in precedenza, e chiedo scusa per questo. Gol in posizione regolare, quindi gol da convalidare all'Avellino, che continua ad essere purtroppo molto sfortunato, diciamo così, nel rapporto con gli arbitri. Bene, vediamo la probabile formazione della Salernitana in vista della trasferta ligure di lunedì, mentre domani si giocherà Cesena-Ternana. Sì, alle 17:30. Quella è una partita determinante. Sì, per la Ternana è l'ultima spiaggia. Sì. Se dovesse perdere, Anche, se il Cesena vince, si alza la media salvezza. Vince il Cesena, secondo me. Allora, Gomis con Perico, Tuia, Bernardini, Vitale da destra verso sinistra, Ronaldo e non Rolando, che era quello del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, con Ogier e Minala, poi Rosina, Sprocati e Coda davanti. Vedete i ballottaggi, Ronaldo Zito, strano, in e Rosina in prota. Strano, quindi Sprocati ha scalzato in prota. Non lo so, lì io ci metto un punto interrogativo lì, mentre invece su me gioca Zito invece di Ronaldo. Così. Sì. Insomma, sensazione. Va bene, vediamo anche il prossimo turno.
nel dettaglio. Che giornata fantastica. Sì, Cittadella Spezia, Benevento, Trapani. Questi si anticipano a sabato, si giocano sabato tutte e due, sia Cittadella Spezia che Benevento Trapani. E noi ci saremo per assistere e commentare il match del Benevento. Non mi disturbate durante la partita, no, mi raccomando. No, per carità. Verona-Pisa, Carpi-Perugia, Latina-Provercelli, Salernitana-Ascoli. Spal Frosinone, Ternana Avellino, ragazzi, Ternana Avellino, eh, guarda, se la Ternana va fuori dai giochi perdendo a Cesena, Avellino potrebbe fare il colpo grosso, perché poi Terni non è un campo, no, si può fare, esattamente, non si è un campo proibito. Vicenza Brescia, Entella Cesena e Bari Novara. Bene, amici, Bari Novara pure una partita, Bari Novara una bella partita da seguire. Forza Bari, ovviamente. Vedete, ragazzi, la differenza con la A? Le partite di B hanno tutte qualcosa da raccontare. O per il vertice o per il playoff. La Serie A è diventata una noia totale. No, è pazzesco proprio. Cioè, non c'è una partita vera neanche a cercare la cosa. Stasera non hai visto nemmeno un minuto di Milan Genoa. Ma poco, ho dato un'occhiata distratta. Perché non c'è nessun mordente, non c'è nulla, non c'è in palio nulla. Amici, grazie per aver fatto derby qui su 8 Channel ad Antonio Martone. Ciao Antonio. Grazie a te Silver e un abbraccio a tutti i telespettatori della Campania. Bene. Peppe Iannicelli, saluto, ciao a tutti Peppe. Voi, a te Silvia, a tutti i nostri telespettatori. A sabato prossimo anche con Annibale Discepolo. Ciao Annibale. Buonasera a te, buonasera a tutti. Grazie a Marco Festa che ha curato il coordinamento giornalistico, i colleghi garanzia di efficienza tecnica, a voi per averci seguito. Appuntamento con Derby a sabato prossimo. Arrivederci.